Conti Assistenza Tecnica, con 30 anni di esperienza e oltre 16.000 collaudi, è un'azienda leader nell'installazione e manutenzione di caldaie, climatizzatori, stufe a pellet, depuratori ed impianti idraulici con energie rinnovabili. Con le sue sedi di Fidenza, Soragna e San Secondo, saprà affiancarti nella scelta migliore per le tue esigenze, garantendo l'ottimale funzionalità ed efficienza dei tuoi impianti di riscaldamento e raffrescamento in qualunque stagione e con il massimo del risparmio economico. Vuoi avere la temperatura ideale in ogni stagione? Contattaci o vieni a trovarci nel nostro negozio di San Secondo nel nuovo centro commerciale Conad e scopri tutte le nostre offerte sempre aggiornate per tutte le tipologie di impianto e di stagione. Conti Assistenza Tecnica, efficienza, economicità e sicurezza. www.contiassistenza.it. HB Design è il vostro partner esperto di tinteggi e decorazioni industriali e civili a Parma. HB Design, decorazioni d'eccellenza, è pronto a soddisfare ogni esigenza di tinteggi, finiture per esterno e interno, decorazioni murarie e architettoniche, stucco veneziano, opere in cartongesso, resine decorative e resine industriali anche in tridimensione. Dalla sede di Parma, HB Design è in grado di eseguire lavori in team con architetti e ingegneri ovunque nel nord Italia. HB Design sceglie l'utilizzo di prodotti e resine certificate come scelta di salvaguardia dell'ambiente e del lavoratore. L'azienda vanta collaborazioni con gruppi di general contractor e aziende a livello nazionale a Parma e non solo. HB Design, da oltre 15 anni, è sinonimo di qualità, professionalità, competenza e grande affidabilità per le vostre esigenze di tinteggi e decorazioni a Parma.
Katiuscia e Charlotte, che sono tornate dopo qualche anno di assenza a truccare le nostre dame. Ringraziamo tutte le commissioni dell'Associazione Pallio. Abbiamo gli sponsor, ma abbiamo anche tantissimi volontari che lavorano tutto l'anno per poter realizzare la nostra manifestazione. Qui vedremo invece tutti gli aspetti della commissione gioco, ma poi la commissione pubblicità, la commissione storica, la regia. Fra poco, prima della gara, ci sarà anche la bollatura, cioè la presentazione ufficiale dei cavalli, dei destrieri che disputeranno la gara. Ecco, a proposito di sponsor, li vado a ricordare intanto che attendiamo che il corteo si compatti. Coppini Arte Olearia, il supermercato Conad San Secondo, HB Design, Innovation Solutions, Pattini Industria Dolciaria, Cavalli Emanuele Spallacotta di San Secondo, Ancos Comitato Provinciale Parma, Conti, Gastronomia 5 Stelle, Profumerie Maradini La Boutique, QS Infor, Generali, Agenzia Parma Gramsci e Studio Cavalli San Secondo, Autofficina Franco Pneumatici, CP Evolution, TZ Motori, Traslochi Parma, Fideuram Private Banker di Giuseppina Boarini, Cristiano Allegri e Luca Dodi, la Trattoria Angedras, la Salumeria Garibaldi, la Fatta e la Strega, TL Caffè Artisan Roaster in Parma, Officina della Bellezza, Mada e Nuova Pasticceria Ledi. Realtà importanti che ci supportano e permettono la realizzazione della nostra manifestazione in tutti i suoi aspetti. Come vedete, le contrade si disporranno, hanno occupato, occuperanno le due metà del campo. Al centro la corte dei rossi con Giovanni delle Bande Nere, Bianca Riario e soprattutto i conti, gli sposi, il cui matrimonio viene ricordato in questa manifestazione, matrimonio celebrato nel 1523, che ha unito due famiglie importanti e poi ha avuto un riflesso significativo all'interno del nostro, della nostra rocca. Sentiamo, ecco, il suono delle chiarine del gruppo musici Il Torione di Casalmaggiore, che fa il suo ingresso. Ed ecco, vediamo anche, come dicevo prima, il Pallio, il drappo realizzato proprio da Tiziana Lenti e Maria Margherita Storci, e spicca con i suoi colori.
Ecco, un applauso anche per il gruppo Musici Il Torrione di Casalmaggiore, che apre la testa del corteo. Anche ieri sera li abbiamo potuti sentire durante la cerimonia del sabato sera con l'offerta dei doni agli sposi da parte del signore di Contrada. Ecco dietro di loro l'araldo, fra poco lo annunceremo e sarà lui poi a gestire i vari aspetti della nostra manifestazione. Entra l'araldo del Palio delle Contrade di San Secondo Parmense. Buongiorno a tutti nella diretta streaming del Palio di San Secondo Parmense. Siamo qui all'Arena del Grosso insieme a Roberto Parnetti che avremo il piacere di commentare i vari aspetti di questa gara, perché in realtà poi la manifestazione è già iniziata. Un benvenuto da Elena Bini e un benvenuto anche a Roberto Parnetti. Ciao Roberto. Ciao, buonasera, benvenuti appunto qui all'Arena del Grosso, giornata eccezionale per correre una giostra, una quintana. Ora però io cedo la parola a te Elena, così mando il link sulla pagina di Codice la sua. Grazie Roberto, sì, una giornata ideale, sembrava che si fosse alzato molto vento prima poi, e questo poteva dare fastidio ai cavalli, come poi ci dirai anche tu, è un aspetto particolare, invece poi il vento si è fermato e abbiamo così il piacere di goderci al caldo, ma con un tempo ideale, questa gara. Ecco, abbiamo appena visto e vediamo tuttora il gruppo Musici Il Torrione di Casalmaggiore che ha accompagnato e accompagna questa parte di sfilata, ma vediamo anche fra poco, vedremo l'ingresso, vediamo il provveditore di campo in questo momento inquadrato con il capitano della Contrada del Grillo. Ed eccolo qua, il gruppo dei musici e delle sbandieratrici, degli sbandieratori della Contrada del Grillo che fa il suo ingresso come prima contrada, nonostante non sia la prima in ordine alfabetico, perché è la contrada che detiene l'ultima vittoria, la vittoria entri la Contrada Grillo agguantata. Ecco l'araldo Stefano Franzoni che annuncia l'ingresso di questa contrada. Vediamo, ecco, il capitano della contrada con, come dicevo prima, sbandieratori e musici di questa contrada dai colori bianco e viola, questa contrada che si è aggiudicata finora 4 edizioni del Palio, l'ultima nel 2021 a settembre, ma sempre con Willer Giacomoni nel 2018, Willer Giacomoni da Faenza che ha dato vita ad una gara molto emozionante nel 2021 a settembre soprattutto con Filippo Fardelli che è il cavaliere invece di Castello Aicardi.
Contrada che ha visto la vittoria oltre al 2021 e 2018 in altre due occasioni, nel Palio degli Esordienti del 2014 e invece nel 2004, andiamo ancora più indietro. Come dicevamo prima ai presenti qui in tribuna, il Grillo correrà la terza carriera, cioè nella prima tornata partirà come terza contrada. Il sorteggio si è svolto in una silenziosissima sala delle Gesta Rossiane. Il momento del sorteggio è sempre un momento attesissimo, carico di tensione, come sempre succede in tutte le manifestazioni storiche, perché ovviamente c'è la tensione di sapere l'ordine di partenza. E quindi abbiamo potuto sentire anche le emozioni della prima e soprattutto dell'ultima contrada a partire. Ringrazio, lo dicevo anche prima, LV Service per il supporto tecnico per la realizzazione della diretta streaming, alla fine della quale vedremo appunto quale sarà tra le sei contrade che disputano il Palio la contrada vincitrice. Il drappo quest'anno è stato realizzato da due pittrici, una delle quali, Tiziana Lenti, si era già cimentata con un altro drappo da sola, però nel 2019 era il drappo del Palio degli Esordienti. Sono state due le edizioni degli Esordienti in cui hanno visto come protagonisti cavalieri che per la prima volta gareggiavano qua a San Secondo, non certamente cavalieri alle prime armi, ecco. Il significato di Esordienti qui da noi è questo. L'edizione del 2014 e l'edizione del 2019, quindi la 25esima e la 30esima edizione. Tiziana Lenti e Maria Margherita Storci sono le due pittrici che hanno voluto immortalare sul drappo, sulla tela che noi vediamo di fianco esposta, di fianco all'araldo. L'interpretazione molto bella, molto personale della battaglia di San Secondo è avvenuta nel 1522. Il ramo dei Rossi di San Secondo aveva dovuto difendere le proprie terre dall'attacco dei Rossi di Corniglio, dissidi all'interno della famiglia. E quindi hanno realizzato una figura a cavallo che vuole rappresentare Giovanni delle Bande Nere, Bianca Riario, la madre di Pier Maria, protagonista di questo palio, perché il palio ricorda il matrimonio avvenuto nel 1523 tra Pier Maria Rossi e Camilla Gonzaga, che vedremo fra poco arrivare qui. Ecco tutti i contradaioli della contrada del Grillo qua in tribuna, sentiamo l'emozione che precede la gara e vediamo tutti i figuranti che si stanno disponendo, vediamo gli sbandieratori qua davanti, tra poco daranno vita ad una piccola esibizione. Le altre contrade la contrada Bourg di Minet entreranno in ordine alfabetico dopo appunto la detentrice della vittoria, quindi Bourg di Minet, il Minet di grano, ecco un termine dialettale questo che rappresenta questa contrada, la contrada che ha dato il via alle vittorie proprio quando il Palio si è disputato nelle prime due edizioni 1990-91, quando ancora non c'erano le gare a cavallo così emozionanti come adesso, erano gare molto differenti, la contrada dei colori rosso e verde, la contrada che ha come collocazione geografica territoriale la piazza della Rocca di fronte proprio al castello. E questa contrada, anche qua vediamo il gruppo degli sbandieratori e dei musici, soprattutto sbandieratrici e dei musici. Per la contrada del Bourg di Minet che correrà la quinta carriera, scenderà in campo il cavaliere Alberto Liverani da Faenza. Ecco, fra poco Roberto ci dirà
le caratteristiche dei cavalli che abbiamo visto anche stamattina sul Sagrato della Chiesa in occasione della benedizione tradizionale di cavalli e cavalieri. Ecco, vediamo che il corteo avanza lentamente. Allora, io intanto, Elena, permettimi, do il benvenuto a tutti gli amici appassionati di giostre, quintane e pali che seguono attraverso, stiamo condividendo attraverso il canale YouTube questa diretta, e io ringrazio l'associazione Palio delle Contrade per aver permesso la condivisione appunto della diretta di questa attesissima edizione, per cui di nuovo un saluto a tutti gli appassionati e annuncio che sarà un grandissimo spettacolo, anche perché, come ha già ricordato Elena, ci sono questa sera in Lizza dei binomi veramente, veramente importanti e preparati in maniera maniacale, lo abbiamo visto anche dalle prove effettuate ieri. Questa mattina c'è stato un piccolo riferimento, ma insomma, poi magari quando entreranno i cavalli vi dirò alcune caratteristiche. Tra l'altro dicevamo prima con Roberto che se la giocano 3-3 Arezzo e Faenza come cavalieri, come provenienza dei cavalieri in questa giostra, almeno questa volta, quest'oggi. Sì, sicuramente quest'anno è un anno particolare, abbiamo 3 faentini contro 3 aretini. Anche se il Palio delle Contrade San Secondo Parmense, diciamo che negli anni ha parlato molto la lingua aretina, perché per tante edizioni addirittura tutti e 6 cavalieri provenivano da Arezzo, poi chiaramente anche con l'evoluzione, la manifestazione, ma soprattutto anche con la conoscenza che le contrade hanno avuto modo di intraprendere, l'amicizia, i contatti con vari cavalieri, appunto siamo arrivati anche ad avere giostratori, non solo aretini, e questa sera è una particolarità, anzi io credo che sicuramente, probabilmente non era mai accaduto questa equità, 3 di Arezzo contro 3 di Faenza, contro, vabbè, ci ha montato, certo, una curiosità comunque. È così, perché poi abbiamo avuto anche cavalieri che venivano comunque dal centro Italia, dall'Umbria, quindi insomma è vero, la conoscenza permette anche di ampliare i propri orizzonti e di ospitare cavalieri che hanno delle esperienze differenti, anche magari si cimentano per la prima volta qui da noi. Entri la contrada, come Castella ad Icardi. Esempio, questa sera avremo un cavaliere esordiente che appunto per la prima volta si cimenta qui nell'Arena del Grosso, ma non in gare del genere. Ricordato delle varie piazze, ecco, l'anno scorso ad esempio la prevostura aveva Alessandro Candelori, Umbro, prevostura che in passato aveva fatto correre anche altri fantini di rinomata esperienza, mi viene in mente Mattia Zannori, tanto per rientrare su un cavaliere sempre umbro. Ecco, sta facendo il suo ingresso la contrada Castella Icardi, che dai colori contrassegnata, caratterizzata dai colori verde e viola. Una contrada legata ovviamente al territorio, alla campagna, ed ecco che si stanno portando nella loro postazione. È molto bello già il colpo d'occhio anche degli sbandieratori qua davanti a noi, perché insomma sono i ragazzi del nostro paese che lavorano, che provano, che si coordinano anche tra di loro. È un lavoro anche, è vero, c'è l'arlia tra le contrade come succede in tutte le realtà, però poi al momento anche di lavorare di concerto questo accade. Castella Icardi che sarà difesa da Filippo Fardelli da Arezzo, che ha permesso alla contrada di tornare alla vittoria dopo 26 anni nel 2019 con l'edizione ufficiale del Palio, dopo aver vinto le prime edizioni del 1992 e del 1993. Te, Elena, hai ricordato del pubblico presente, mi fa piacere ribadire che tra le persone qui presenti negli spalti Arena del Grosso ci sono anche alcuni amici di varie giostre, nella fattispecie, anzi, da ieri, sono anche qui gli amici di Monselice, accanto a noi c'è proprio la presidente nonché di una contrada di Monselice, ma amici appunto del Palio del Niballo, anche se questa sera
che sono impegnate a Faenza con la Bigorda. Sì. Le prove più la Bigorda. La Bigorda, però, ricordiamolo che a Faenza è il palio dei giovani, degli esordienti, esatto. Chiaramente il palio, diciamo, ufficiale, il palio del Nibaldo. Certo, no, è però interessante, visto che c'è questo sodalizio con Faenza e con l'Aers, era interessante ricordarlo. Sì, ecco, tra l'altro a Faenza avranno anche questo occhio di riguardo anche per i faentini presenti appunto qui questo pomeriggio. Castello Icardi correrà la prima la carriera. Contrada Dragonda. Ed ecco la Contrada Dragonda. Prima parlavamo di esordienti, ma in realtà la Contrada Dragonda, che è rappresentata, caratterizzata dai colori giallo e blu, è rappresentata da un cavaliere tutt'altro che esordiente anche qua a San Secondo, non solo ad Arezzo, che è Enrico Giusti, che ha dato tante vittorie a diverse contrade, perché aveva iniziato col Burreg a vincere e poi dopo ha inanellato una serie di vittorie con la Contrada Dragonda e tuttora, insomma, c'è questo legame molto forte che si è mantenuto nel tempo tra Enrico e la Contrada Battagliera, perché vediamo diversi, insomma, è legata a questi aspetti più militari, anche il nome Dragonda, insomma, un po' lo ricorda. La Dragonda che correrà la quarta carriera, cioè partirà come quarta contrada fra poco. Abbiamo una visuale privilegiata noi qui dall'alto delle tribune, vediamo il colpo d'occhio che è molto bello, questi colori che si alternano. C'è molto entusiasmo già da diversi giorni, in realtà già da tempo, perché ovviamente lo stop causato, imposto dal Covid, si è sentito un po' in tutte le manifestazioni in Italia, dappertutto, dalle più importanti, da quelle più famose a quelle invece più piccole, come può essere il nostro Palio, la nostra manifestazione, e quindi c'è questo rinnovato entusiasmo che già si era sentito a settembre, quando si è svolto il Palio, ma in forma leggermente più ridotta. Ecco, gli sbandieratori sono tra i protagonisti di questa manifestazione. Purtroppo quest'anno non abbiamo potuto effettuare la tradizionale gara, ormai da qualche anno, dei gruppi di musici sbandieratori delle contrade. Speriamo di poterla tornare a fare già dalla prossima edizione, che è quella del 500enario del matrimonio di Pier Maria e Camilla Gonzaga, i protagonisti fra poco entreranno, matrimonio del 1523. Mentre, se mi permetti, Elena, una comunicazione, visto che anche questo rientra sulle norme, diciamo, che devono essere tenute in questo tipo di manifestazioni. In questo momento Elena vi ha detto che noi siamo in una postazione privilegiata e riusciamo anche a dare un colpo d'occhio nella zona dove sono i cavalli, dove sono i box. Ecco, in questo momento vi posso dire che sono terminati gli alcol test per i fantini, perché appunto, così come prevede la normativa, ogni fantino è stato sottoposto alla prova dell'alcol test effettuata in questo caso dalla polizia municipale appunto di San Secondo Parmense, mentre vi posso dire che a livello di cavalli vediamo già Dragonda, la Trinità sta girando in questo momento, i cavalli tutti, vediamo, sono arrivati tutti, per cui ecco, diciamo che a questo punto, per quanto riguarderà poi l'aspetto principale, anzi, vi dico anche un'altra curiosità. Entri, la contrada prevostura. Ve la dico dopo che Elena ha presentato la prevostura. Grazie intanto di queste informazioni invece, Roberto, perché sono molto importanti, ci fanno capire tutta l'attenzione e la cura che anche nella nostra manifestazione si mette per i cavalieri e soprattutto per il cavallo, grande amore per il cavallo, grande occhio di riguardo, come è giusto che sia, insomma, nel rispetto, il divertimento però e l'entusiasmo nel rispetto di tutti.
E la Contrada Prevostura dai colori bianco e nero la vediamo piano piano entrare. Ecco, adesso vengono anche inquadrate le sbandieratrici. Questo è un gruppo tutto al femminile che hanno vinto il maggior numero di gare proprio del gruppo musici e sbandieratori. Le hanno vinte tutte tranne una finora. Aggiudicata alla Contrada invece il gruppo musici e sbandieratori della Contrada Trinità. Questa Contrada partirà come seconda, giostrerà la seconda carriera, sarà ad Alberto Rauco da Arezzo a correrla per la Contrada. Anche lui già presente a San Secondo da alcuni anni, ha già corso il nostro Palio. E possiamo dire di una delle novità riguardanti i cavalieri, perché ad Alberto Rauco questa sera indosserà una casacca diversa da quelle che aveva usato nelle precedenti edizioni. Esatto. Perché per la prima volta corre in bianco nero con la Contrada Prevostura, mentre nelle precedenti edizioni, tra l'altro, aveva vinto anche un Palio. Esatto. Aveva corso per la Trinità. Prevostura che si è aggiudicata 4 edizioni del nostro Palio: 1994, 2006, 2010 e 2011. Allora, prendo un attimo la linea perché in questo momento è entrato anche in campo il maestro di campo e vi posso dire questa particolarità, perché ci siamo ritrovati prima a pranzo con il maestro di campo, con il veterinario, con l'addetto alla pista e quant'altri, ed era emersa la verifica in base al vento che sta tirando in questo momento, che in caso in cui fosse stato evidenziato una pericolosità sarebbero stati tolti i leoni dai 4 portanelli. Però in questo momento il vento è diminuito, per cui probabilmente non sarà, rimarranno così come sono i supporti nei 4 portanelli. Sì, siamo stati fortunati, ecco, prima il vento era abbastanza forte nel primissimo pomeriggio, poi ecco l'Araldo inquadrato in questo momento, Stefano Franzoni ormai è un amico della nostra manifestazione, una colonna portante, sono anni che viene a San Secondo, affezionatissimo, noi siamo affezionati a lui, quindi ci fa sempre molto piacere, anche perché insomma scandisce tutti questi aspetti, la stiamo sentendo. Tra l'altro quest'anno l'Araldo si trova in un posticino predisposto apposta per questa figura, per questo fatto questo piccolo baldacchino. Esatto. Ci sta bene anche in questo contesto. Ci sta bene perché è circondato dai simboli delle contrade, davanti c'è lo stemma della famiglia Rossi con il leone rampante, da lì domina tutta la postazione, sarà lui a leggere l'ordine, la classifica parziale e poi alla fine sarà lui a proclamare il vincitore del Palio della 32esima edizione. Abbiamo modo di vedere tutta la complessità di questo corteo, che è gestito, scandito, organizzato da tutte le varie figure, anche il provveditore, soprattutto il provveditore di campo, ma non solo. Le lance sono già in posizione, pronte. Mentre, per essere prese. Allora, io vedo già in sella Filippo Fardelli, Contrada Castella e Cardi. Tra l'altro ricordiamo che una volta terminato il corteo saranno chiamati in campo i cavalieri per fare, credo, un giro, perché da quanto era emerso questo incontro era venuto fuori che probabilmente ogni contrada poteva fare un giro di riscaldamento. Sì, di prova del campo. E lo vediamo proprio nella zona dei box, appunto. È montato anche Willer Giacomone, vediamo in questo momento che è accompagnato dal padre Mario Giacomone. Entri la Contrada Trinità! Che figlio d'arte Willer, di Mario, che ha anche lui un cavaliere. Ci raccontava Willer che lui da quando ha 4 anni cavalca, è salito a cavallo per la prima volta a 4 anni, ce l'ha raccontato in questa intervista molto bella che ha rilasciato per i bambini della scuola primaria Filippo Corredone di San Secondo, che hanno partecipato a questo progetto di conoscenza della manifestazione, si sono entusiasmati al punto da realizzare queste 12 opere d'arte.
guidati da questa maestra che tra l'altro è protagonista anche della Contrada del Grillo, è la maestra Elisabetta Locatelli, che investe i panni della signora di Contrada del Grillo. Ed ecco l'ultima delle sei contrade a entrare nell'arena, ed è la contrada, come abbiamo sentito, Trinità, dai colori bianco-rosso. Le due contrade che si sono aggiudicate il maggior numero di pali sono la Dragonda, che abbiamo nominato prima, con 9 vittorie. Diciamo che è ancora la contrada da battere, 1995, 1999, 2002, 2003, 2008, 2009, 2013, 2015, 2016, e poi proprio la Trinità, per la quale corre il cavaliere Gioele Bartolucci da Faenza. Questa contrada si è aggiudicata 8 edizioni, nel 1998, nel 2000, nel 2001, nel 2005, nel 2012 l'edizione ufficiale del 2014, nel 2017 l'edizione degli esordienti del 2019 proprio con Gioele Bartolucci. Mentre mi fa piacere, e lo voglio ribadire proprio perché dicevo dell'importanza anche di questa manifestazione, voglio salutare gli amici pistoiesi che mi hanno chiamato in questo momento, che stanno guardando la nostra diretta. Che bello, li salutiamo con affetto, perché è bello sapere che comunque la nostra manifestazione viene vista anche oltre regione. Allora, come curiosità, i cavalieri, è rimasto solo un cavallo che ancora deve essere sellato, quello della Trinità, giusto così a titolo così. Nel dietro le quinte, sì, dai. Per dare qualche dettaglio interessante, sì. No? Vedere come si preparano i cavalieri alla gara, e fra poco avremo l'ingresso che completa appunto il corteo dei protagonisti, degli sposi di Pier Maria e di Camilla, e fra poco abbiamo detto la cosiddetta bollatura, cioè la lettura dei nomi e delle caratteristiche. Dopo ce ne parlerà in modo più dettagliato Roberto, che è un grande esperto e che ringraziamo sempre perché ci dà un sacco di informazioni che noi non abbiamo sui cavalli, sul mondo dei cavalli, perché lui vive dentro la realtà delle giostre, dei tornei. Tra l'altro mi permetti di fare, visto che ancora vediamo le immagini della Trinità, a me mi piace ricordare una ragazza della Trinità che ieri sera ha presentato un libro di ricordi veramente bello, l'Elisabetta Copelli, e quando si parla anche di pubblicazioni a me sono una cosa che diciamo che mi toccano, mi piacciono tantissimo, e comunque bello anche perché 30 anni raccontati nel dietro le quinte è sempre un qualcosa di eccezionale, così come per chi ha avuto modo di vederlo i filmati che ha realizzato Vincenzo nei giorni scorsi, che poi per chi le vuol vedere nella pagina del Palio delle Contrade può trovare questi filmati che hanno raccontato la storia delle queste edizioni. Tra l'altro io ho avuto modo anche di vedere cavalieri tipo Martino Gianni, tipo Silvano Gamberi. Tutti di Arezzo, ecco di perché Arezzo. Roberto li conosce, cioè ne parla con questa passione, no? Con sì. Questa. Comunque cavalieri che, perfetto. A parte le prime tre edizioni in cui la giostra, in cui il Palio Contrade veniva assegnato con dei giochi popolari, da quando è stata introdotta la giostra a cavallo, 97, credo nel 97 la primissima edizione, andava a memoria. Andiamo a braccio. Però ecco, insomma, è stato veramente un bel lavoro da parte di Vincenzo, anche per che rimarrà insomma nella storia appunto anche del Palio delle Contrade. Entri la Rubea Corte. Ecco, annunciata proprio dall'Araldo la corte, con Pier Maria e Camilla in testa, seguiti anche da Giovanni delle Bande Nere, che era lo zio di Pier Maria Rossi, tanto per parlare di Toscana, anche qua, Giovanni delle Bande Nere, il gran diavolo soprannominato, grandissimo condottiero, morto molto giovane, era lo zio perché fratello maggiore, fratellastro proprio di Bianca Riario, che sarà presente anche lei dietro gli sposi, mamma di Pier Maria, legame fortissimo. Prima si parlava dei 30 anni della Trinità, perché in effetti il Palio inizia nel 1990 e per due edizioni
vede la partecipazione di quattro contrade. Dal 1992 si aggiungono anche Castellaicardi e Trinità. Le prime quattro erano Bure di Minè, Grillo, Prevostura e Dragonda, quindi mancavano due contrade e poi dal 1992 anche le altre. Quindi Elisabetta ha scritto un libro, Raccontami una storia bianco-rossa. Ricordiamo che Elisabetta Copelli ha rivestito anche il ruolo di presidente della manifestazione. Esatto. Abbiamo preso anche gli appunti, prendiamo gli appunti adesso, nel fra poco, perché abbiamo preparato lo schema con i nomi delle contrade, i punteggi per segnare tutto. Ecco, vediamo inquadrati proprio Pier Maria e Camilla con il provveditore di campo che è davanti a loro, i gruppi dei musici che scandiscono questo momento significativo e molto suggestivo di tutte le bandiere che sventolano all'unisono. Tra l'altro Elena, guarda, permettimi anche specialmente in questa panoramica, perché è cambiata anche l'impostazione e la disposizione dei figuranti, guarda, così a colpo d'occhio mi sembra molto migliorata, è più di impatto, è più bello vedere anche i figuranti schierati verso, quando saranno nei loro panche, schierati verso il pubblico. Esatto, perché prima invece nelle edizioni precedenti invece erano laterali, diciamo, paralleli rispetto al campo di gara, quindi adesso invece effettivamente è più bello così, vediamo tutti, anche loro ci vedono. Allora, parlavamo di vento, in questo caso abbiamo visto che alcuni sbandieratori hanno avuto alcuni problemi, ribadiamo, al di là, come vi ho detto, per quanto riguarda la gara, se venga eventualmente, credo che a parte a questo punto non saranno tolti i leoni. Però comunque queste folate di vento sicuramente potranno, mettiamolo col condizionale, magari mettere anche in difficoltà magari qualche cavaliere. E un dato statistico è che quando sono state edizioni disturbate dal vento anche i punteggi sono stati bassi, perché magari un cavaliere quando sta per arrivare al leone, mirare l'anello, in quel momento arriva una folata di vento che gli fa spostare la lancia. Esatto. Per cui vediamo che ancora tira il vento, però sì. Anche perché comunque il vento c'è per tutti, per cui è uguale per tutti la difficoltà. Ecco, ad ogni leone verranno attaccati due anelli, uno piccolissimo, 3 cm, e l'altro da 4. Tra l'altro in punti anche difficili a volte da cogliere per diversi motivi, perché due sono in curva e uno ha proprio il sole contro, e anche l'altro, ce ne sono due contro il sole, quindi le difficoltà sono diverse, ecco. La precisione, la velocità, vincere questo ostacolo del sole anche. Sì, hai detto bene, tra l'altro l'anello quello un po' più ostico è quello che si trova nel lato opposto qui alla tribuna. Attenzione! Tutti e sei i capitani delle sei contrade. Del pubblico. Ripeto, tutti e sei i capitani delle sei contrade s'accostino alle scuderie dal maestro di campo Messer Riccardo De Giovanni. Allora, questo annuncio mi fa capire che sarà valutata l'ipotesi di appunto di togliere la figura del leone dai portanelli, proprio per il discorso anche di sicurezza, chiaramente. Esatto. Principalmente di sicurezza, però questo per farvi capire, anche perché dalle immagini magari non ci si rende conto che comunque sta tirando questo vento che può dare noia. E la convocazione dei capitani, anche perché deve essere una decisione presa all'unanimità tra i capitani, esatto, il maestro di campo e anche dietro appunto il parere anche dei cavalieri, comunque potrebbe anche esserci questa cosa. E ripeto, l'aver convocato i capitani può darsi che appunto si verifichi questo episodio. Non è la prima volta che è successo, no, esatto. Ripeto, soprattutto per la sicurezza, quando ricordavi appunto di come viene
diciamo organizzata, ma anche tutta la sicurezza, tutte le norme che vengono rispettate, anche questo è sicuramente un qualcosa di attenzione per evitare qualsiasi problematica potesse venire fuori. Esatto, che è fondamentale il rispetto del cavallo e anche dei cavalieri, insomma la sicurezza che hanno nello svolgimento di questa gara. Diciamo che comunque il sole e un po' di vento per i figuranti invece dà un po' di sollievo, e soprattutto abbiamo avuto, visto che nel passato abbiamo avuto purtroppo edizioni anche annullate a causa del maltempo, quindi tutto sommato diciamo che ci può stare, ecco, togliendo i leoni, va bene. Vedremo quello che succederà, vedremo la decisione che verrà presa, insomma, al riguardo. Allora, due capitani stanno rientrando in campo, per cui è quello della Trinità e della Dragonda. E della Dragonda, per cui evidente, del Grillo anche, quindi hanno preso una decisione abbastanza veloce, direi. Sì, sì, evidentemente. Ripeto, una cosa che era già emersa già qualche ora fa, e è stata veloce, ecco, stanno rientrando anche gli altri, per esatto. Cui era, sicuramente l'Araldo annuncerà l'eventuale decisione. Tra Mostura Bureg e si aggiunge Castella e Cardi, quindi. Per quanto riguarda la pista, mi piace ricordare che come dati caratteristici la pista di San Secondo Parmense è un ovale di 400 metri che si sviluppa qui all'interno dell'Arena del Grosso ed è delimitata da due steccati. Tra l'altro, per quanto riguarda l'impianto, è doveroso fare un ringraziamento anche a Paolo Pini, che collabora ormai da anni con la manifestazione. Esatto. E che appunto realizza queste strutture per manifestazioni dove vengono usati i cavalli. E in anche questo caso, è una novità che ti interrompo per dire semplicemente, per chi non lo sa da casa, chi ci segue in diretta streaming, che non è sempre stata così caratterizzata la nostra pista, ma sempre per motivi di sicurezza, per ottemperare alle normative vigenti, sono state posizionate queste strutture che danno ancora maggiore sicurezza alla gara. Sì, nella fattispecie da quando è stata introdotta l'ordinanza Martini, si parla del 2009, che l'ordinanza Martini fu introdotta a seguito di un incidente mortale accaduto a Sedilo in Sardegna, e l'allora sottosegretario, l'onorevole Francesca Martini, appunto si fece promotore di stilare una serie di norme da seguire per le manifestazioni dove vengono usati equidi, per cui cavalli ma anche asini. Eh sì, perché ci sono manifestazioni in Italia dove il protagonista sono gli asini. Sì, e ecco, una di queste in questo momento uno dei leoni, quello che viene inquadrato adesso è proprio questo, quello è quello più ostico. Sì, sì, da sempre è stato quello più ostico, la parte appunto della addirittura dalla parte opposta al torneo. Ah, allora, se è stata data l'inizio al torneo, vediamo, è entrato in campo anche il maestro di campo, per cui ecco, vediamo proprio per motivi di sicurezza. Eccolo. Il maestro di campo ha deciso con i capitani delle sei contrade di smontare i burattini per evitare problemi causa al vento durante la corsa e durante la giostra. Eccolo che appunto si è verificato quanto vi avevamo annunciato, ripeto, non è la prima volta. Si accostino i capitani delle contrade. Però, giustamente, per la consegna, dico anch'io, al provveditore di campo. Ecco. Questa decisione è stata adottata, questa decisione va benissimo, anche ripeto, soprattutto per la sicurezza. Li abbiamo visti prima quando sono entrate, adesso diciamo nella gara, poi conta che ci sia questo. Ed ecco che ogni capitano di contrada sta consegnando. S'accosti il maestro di campo, messer Riccardo Re Giovanni. Si sta per celebrare la cosiddetta bollatura, cioè la presentazione ufficiale dei cavalli che correranno la 32esima giostra del nostro Palio. Cavalli che questa mattina alle 11.30 al termine della messa appunto nella chiesa principale di San Secondo sono stati benedetti, cavalli e cavalieri, dal parroco. Tra l'altro, ecco, noi abbiamo mandato anche una piccola diretta di questa benedizione. È stato curioso che il parroco a ogni cavallo, ogni cavaliere si informava da dove venivano i cavalieri, chiedeva il nome del cavallo. Tutti gli anni si informa.
Ora io non mi ricordo il nome. Monsignor Fernando Soncini, il nostro parroco. Che esatto. Sei attentissima, Elena. No. La contrada Castella Icardi iscrive alla giostra degli anelli il cavallo Uvetta, razza anglo-araba di anni 9, montato dal cavaliere Filippo Fardelli d'Arezzo, in ordine di prima carriera. E questa è la prima novità, primo cavallo esordiente presentato appunto da Filippo Fardelli, questa Uvetta, questo anglo-arabo di 9 anni, che Filippo Fardelli aveva due cavalli, ovviamente tutti i cavalieri portano un paio di cavalli per provarli, per testarli, per valutare quale giro di prova gli può dare le maggiori garanzie. E Filippo Fardelli, tra l'altro, ce l'ha annunciato ieri durante la scena propiziatoria, che appunto aveva deciso di far debuttare questa cavalla, e ora la vedremo, visto che è stato annunciato l'ingresso in campo per il giro di prova proprio della contrada Castella Icardi. Due cavalieri per ogni contrada, il cavaliere ufficiale, quello che poi corre, è Filippo Fardelli. Per Castella Icardi il secondo cavaliere è Matteo Sassoli, da Arezzo sempre. Sì, un giovanissimo anche lui, che gravita, così come un altro ragazzo che presenteremo più avanti, che sarà la riserva di un altro cavaliere, gravitano nel mondo della giostra del Saracino di Arezzo. E appunto quest'anno Filippo ha deciso di portare Matteo Sassoli, riserva, che chiaramente a questo punto rimane così ai fini appunto di sì, della storia dell'edizione. Sì, però ricordiamo, Elena, che un anno durante le prove, proprio la contrada Trinità, il cavaliere Carlo Farsetti ebbe un problema e all'ultimo fu sostituito. In quel caso ancora le riserve non erano state ufficiali, diciamo che non c'era questa. Da lì invece è stata introdotta questa novità, anche perché a ogni edizione può venire fuori un qualcosa, certo, per migliorare. Attenzione, la manifestazione. Prima di iniziare il giro di prova per la contrada Castella Icardi, posizionare gli anelli come se fosse la gara. Posizionare gli anelli per il giro di prova. Ed ecco che vediamo gli addetti per ogni mentre contrada. Scusami, è entrato già in campo Filippo Fardelli, si trova nella curva di partenza. Chiaramente il giro di prova non avrà la lancia, anche se saranno posizionati comunque gli anelli. Questo per dare anche un impatto visivo, soprattutto per il fatto che sono stati tolti anche i leoni, per cui i cavalieri si sono preparati questi due giorni di prove. Anche stamattina sono state fatte le prove, così come ieri, e durante questi giorni sono state fatte le prove con i leoni, questa sagoma del leone. Ecco, vediamo appunto, scusami se ti interrompo, proprio il posizionamento degli anelli. Quello giallo è il più piccolo, da 3 centimetri, vale 2 punti. La misura più piccola in Italia. E poi l'altra, che lo vediamo ancora meglio adesso, è proprio quello di partenza, il primissimo. Mentre parte Filippo Fardelli per il suo giro di prova, eccolo qua. E quello bianco da 4 centimetri, da un punto. Abbiamo visto, ecco, vi faccio notare un particolare, abbiamo visto proprio nel primo portanello come il cavaliere in questo momento, che non ha la lancia, probabilmente lo vedremo anche qui, ecco, lo vediamo che simula la lancia, esatto, con il proprio braccio. Per capire come deve, poi c'è lo vedremo anche in qui, ecco. Fate caso al braccio in questo momento, ecco, che e ovviamente va a cercare di cogliere quello più piccolo, perché ovviamente è quello che dà più punti. Poi è tutto un lavoro di strategia questo, no? Chiaramente chi parte come primo, il boato che abbiamo sentito giovedì pomeriggio nella sala delle geste rossiane, quando è stata fatta l'estrazione, era quello soprattutto della Trinità, che partirà per ultima, perché ovviamente dà un certo vantaggio, invece il cavaliere che parte per primo ha una maggiore responsabilità, ma in realtà poi alla fine è ancora tutto da decidersi. Spesso ci sono stati dei pali decisi proprio all'ultima tornata con gli spareggi, ultimamente molti spareggi abbiamo visto. Sì, hai detto bene, la prima tornata, ok, c'è questo ordine, però dopo ci sono altre due tornate, per cui fino all'ultimo non possiamo dire ha vinto una contrada piuttosto che un'altra.
Ecco, fino all'ultimo, e il bello anche di questa manifestazione. È Matteo Sassoli quello che vediamo insieme, sì, a Filippo Fardelli. Tra l'altro una curiosità è, Filippo Fardelli indossa un cap nuovo, questo cap bianco. Piccola curiosità. Eh no, è giusto, tutti i dettagli sono interessanti. Ecco, vediamo anche un punto del nostro campo con il dietro le quinte, no? Con le scuderie, vediamo le varie ambulanze, l'ambulanza veterinaria, l'ambulanza, i militi della Croce Rossa, insomma. La Contrada Prevostura iscrive alla giostra degli anelli il cavallo Roccio della Baldella, razza puro sangue inglese, di anni 7, montato dal cavaliere Adalberto Rauco d'Arezzo, in ordine di seconda carriera. Ecco, l'Araldo l'abbiamo visto da vicino che annunciava. E questa è un'altra novità, in questo caso per quanto riguarda il cavaliere, perché come abbiamo già ricordato c'è questo cambio di casacca e Rauco scenderà qui sulla pista con la casacca bianconera della Giro di prova Prevostura. Della Contrada Prevostura. È un cavallo che qui San Secondo, se non ricordo male, non abbiamo mai visto. Adalberto cavalcava altri cavalli in precedenza, ha un debutto anche per lui. Allora, Adalberto infatti fino all'ultimo, fino a questa mattina, anzi, veramente ieri sera durante la cena propiziatoria, quando siamo andati alla Prevostura, aveva già dato l'indicazione, anche perché comunque le prove più importanti sono quelle che vengono fatte il sabato. La domenica mattina sono la rifinitura, anche perché poi il pomeriggio si corre, per cui a quel punto non è che uno, cioè deve avere già le idee chiare. Esatto. E Adalberto, che tra l'altro, ecco, lo vediamo in questo momento, allora lo accompagna il palafreniere, è un personaggio conosciuto anche qui a San Secondo, che è Luca Magnanensi, che in passato ha accompagnato anche Luca Veneri e altri cavalieri appunto qui all'Arena del Grosso. Ieri in una battuta ad Alberto ha detto: hai riesumato Luca. Ecco, tra l'altro l'ordine di annuncio, diciamo, dei cavalieri avviene proprio nell'ordine di partenza, quindi abbiamo visto Castelleccardi prima, non in ordine alfabetico, ma lo spieghiamo che prima le contrade sono arrivate in ordine alfabetico, tranne la prima che era la vincitrice dell'edizione precedente, invece adesso fanno il giro di prova secondo proprio l'ordine di estrazione delle carriere della prima tornata. Allora, vi voglio farvi soffermare anche su un altro aspetto. Come abbiamo detto, sono state tolte le sagome dei leoni. Il cavaliere in questo momento che fa le sue prove non ha visivamente anche l'impatto che poteva avere con questa sagoma che prendeva comunque la parte. Cioè, in questo momento c'è solo il braccetto che tiene gli anelli, per cui sicuramente questo giro di prova è molto importante, perché il cavaliere deve fare l'occhio soprattutto a questa condizione degli anelli, che sono posizionati solo con questo braccetto. E ripeto, specialmente in quello nel lato opposto alla tribuna, non sempre la visuale può essere ottimale per il cavaliere. Per cui questa prova è importante, proprio perché, ripeto, deve dare modo di prendere l'occhio. Tra l'altro vediamo che anche ad Alberto Rauco, così come prima a Filippo Fardella, ha in mano frustino, che in questo caso appunto lo utilizza, diciamo, per simulare, tra virgolette, la lancia. Perché questo oggi, in queste condizioni, questa carriera di prova è molto importante. E tra l'altro adesso sentiamo la gente, ovviamente, che insomma fa le proprie valutazioni, chiacchiera, guarda, applaude, eccetera, ma quando partirà la gara sentiremo un silenzio quasi totale. La Contrada Grillo iscrive alla giostra degli anelli il cavallo Indra, razza puro sangue inglese, di anni 5, montato dal cavaliere Willer Giacomoni da Faenza, in ordine di terza carriera. Questo cavallo è nuovo, giusto, sì, Roberto? Hai detto bene, abbiamo una novità anche in questa contrada, cavallo esordiente, Willer Giacomoni, che tra l'altro lui è diventato responsabile della scuderia del Borgo d'Urbecco di Faenza, e ha portato questo cavallo che appunto... Giro di prova della contrada. Se non erro è proprio della scuderia, Grillo, appunto del Borgo.
Borgo d'Urbeco una volta era il Rione Bianco, qualche anno fa, poi ci fu questo cambio di denominazione. Ecco, il vento adesso lo possiamo vedere bene, lo vedono anche i nostri spettatori, i telespettatori, perché si vedono sì. le foglie, sì, degli sì, alberi, ecco, le bandiere. Ecco, vediamo proprio questa immagine, proprio le piante, tra l'altro quelle sono le piante dove il cavaliere, quando arriva nella dirittura che sta ora facendo Wheeler, si trova come sfondo, per cui a mirare l'anello con lo sfondo anche di queste piante che si muovono può dare delle problematiche, insomma. Il cambio di cavallo dettato probabilmente anche dall'età di Linda, che è stato il cavallo che gli ha dato tante soddisfazioni. Linda è stata una cavalla storica che ha vinto anche non solo a San Secondo, ma anche in altre. E nell'intervista che lui ha concesso e ha fatto proprio per i bambini della nostra scuola, diceva che appunto con i cavalli si allena continuamente, prima di una gara si allena continuamente, insomma, ovviamente vale così per tutti i cavalieri, ecco. E quindi insomma c'è una grande attenzione per i cavalli da parte loro, c'è un rapporto simbiotico e abbiamo visto proprio il grande entusiasmo anche di Wheeler a settembre quando ha vinto questo San Secondo, dettato dal fatto che era la prima vittoria dopo tantissimo tempo. Ci ha raccontato di 45-46 vittorie nella sua carriera, quindi un bellissimo palmarès in varie competizioni. Sì, infatti a Faenza è usanza da molti anni quella di stilare un albo delle vittorie ottenute nelle giostre storiche, e come ricordato bene Wheeler ha ottenuto tantissime vittorie in molte giostre quintane, a cominciare dal Palio di Annibale, chiaramente dalla sua manifestazione, e chiaramente annovera ora anche il Palio di Contrade di San Secondo Parmense, e anche per la manifestazione stessa comunque sempre un valore aggiunto quello di vedere nel proprio albo d'oro cavalieri che si sono distinti e hanno messo il proprio sigillo in giostre blasonate. Tra i commentatori tecnici, la Contrada Dragonda iscrive alla giostra degli anelli il cavallo Lula, razza anglo-arabo di anni 10, montato dal cavaliere Enrico Giusti d'Arezzo, in ordine di quarta carriera. Allora, per questo binomio c'è solamente da dire che Lula è la terza esperienza, perché ha corso anche con Francesco Rossi e ha fatto un'edizione con Enrico, che appunto la riporta quest'anno. Enrico qui a San Secondo è chiaramente il cavaliere che ha ottenuto più vittorie, ma anche il cavaliere che ha corso di più. Dragonda. Sì. Il veterano. Storico il binomio con Nuraghe. Nuraghe, è vero. Per tantissimo tempo abbiamo sentito questo nome qui. E dicevo che tra i commentatori amici ormai anche della nostra manifestazione c'è stato per l'edizione degli esordienti, quella in notturna, bellissima, suggestiva, del 2014, c'è stato proprio Mario Giacomoni che mi ha affiancato e ci ha dato un sacco di informazioni, come stai facendo tu adesso. Voi chiamate le manifestazioni che conoscete molto approfonditamente tutti i cavalli, le caratteristiche, effettivamente per noi è stata un po' una scuola ed è tuttora una scuola, quindi ti ringraziamo sentitamente Roberto per queste informazioni. Eccolo qua che è partito nel giro di prova. Sì, Mario che tra l'altro oggi funge da accompagnatore al figlio Wheeler. Ecco Enrico, anche Enrico come vedete, l'abbiamo visto bene anche in questa immagine, appunto simula. E poi ecco, vi faccio notare anche il particolare di come viene affrontata la curva, questo chiaramente per chi magari non è molto al di dentro a questo tipo di gara. Allora il cavaliere, visto che nella curva, se seguisse il percorso della curva per andare a centrare l'anello, a mirare l'anello, avrebbe poco spazio. Praticamente nella curva il cavaliere fa una sorta di L, prende più spazio all'esterno per poi piegare all'interno in modo da avere qualche metro in più, ecco, per mirare l'anello, perché la particolarità di questa manifestazione è proprio gli anelli in curva, che non li ritroviamo da nessun'altra parte o comunque. Tra l'altro sono molto ostici, perché sono molto ostici, esatto, tutti e due, che poi noi diciamo uno meno, no, tutti e due. Diciamo che forse il primo, perché si esce da questo rettilineo. Infatti, guarda, scusami, lo possiamo notare ora, dove è Enrico? Se
alziamo lo sguardo, vediamo i zoccoli degli altri, dove passano tutti i cavalli, proprio a fianco dello steccato esterno, per poi andare a prendere appunto dei metri in più per entrare nella curva e cercare di poter mirare in maniera un po' più ottimale. E Enrico Giusti, accompagnato in campo dal fido scudiere Francesco, eccolo qui che in questo momento gli prende appunto il cavallo. Tra l'altro noi siamo più fortunati perché abbiamo proprio la telecamera, abbiamo l'immagine davanti molto chiara del boratto con gli anelli, ma il pubblico qui ormai è diventato talmente esperto, talmente bravo a captare il suono che fa. Brava. Appunto. Brava. L'anello che parte, quando sentiamo il ting, io dal campo non sono mai riuscita a sentirlo così bene, ma la contrada Burek di Milè lo sa, iscrive alla giostra degli Mi piace anelli, ricordare per, quanto, per chiudere il discorso della Dragonda che assieme ai Rivero Giusti c'è 6, anche Maurizio Fruglio dal cavaliere che Alberto ha corso Liberali anche alcune edizioni anche con Castella Cardi quinta carriera e per questa edizione appunto dà una mano nelle scuderie ad Enrico Giusti. Si stanno quasi completando i giri di prova perché mancano appunto due contrade. Ora corre il Burek, Alberto Liverani. Sì. Sì, è uscito in questo momento, anzi sta uscendo in questo momento il cavallo della Dragonda e vediamo già Alberto Liverani che... Ecco, vediamo proprio questa immagine, vediamo proprio l'accesso, l'ingresso dei cavalli dove... L'hai ricordato, ma è bene ribadirlo ancora una volta, dove è presente anche l'ambulanza delle persone, ma anche l'ambulanza per gli animali. Questo perché è bene sempre ribadirlo, l'attenzione che viene. E abbiamo visto proprio l'uscita, stiamo vedendo di Alberto Liverani che si va a posizionare per il giro di prova con Etoile. Etoile, sì, questa è una cavalla che chiaramente a San Secondo esordiente, così come lui, è un binomio esordiente, anche se... non esordiente in altre gare, proprio Alberto Liverani, proprio giovedì scorso, il 2 giugno, è stato protagonista di una manifestazione dove ha preso parte tra l'altro anche il cavaliere che troveremo più avanti, che è Gioele Bartolucci. Questo anche per dirvi che comunque i cavalieri si allenano sì durante l'anno, ma partecipano anche a vari appuntamenti. E anzi, Alberto Liverani è uno che non si fa mai lasciare l'occasione per appunto partecipare a gare e manifestazioni di questo genere. Ultima vittoria per il Burek nel 2007, quindi chissà che Liverani dia una nuova vittoria a questa contrada. Etoile è un puro sangue inglese di 5 anni. Abbiamo visto, non so se c'è stata l'occasione, ma nel primo portanello che ha fatto un piccolo scarto perché lo possiamo vedere magari anche questa immagine, ripeto, devono prendere dimestichezza anche con questi anelli. Vedete che proprio fino all'ultimo mirano, ecco, mirano proprio l'anello e devono spostare all'ultimo la testa per evitare appunto di... Ecco, si è caduto proprio nel tentativo di sì, cogliere... Perché poi anche in base al binomio, questo cavallo di Alberto, già Alberto stesso è un cavaliere insomma alto. Sì. E siamo, insomma, l'anello rimane insomma... Perché poi adesso stanno provando così col braccio, ma fra poco avranno anche la lancia, quindi è un'ulteriore difficoltà chiaramente perché bisogna calibrare tutto, no? In tutte queste molte manifestazioni c'è anche l'elemento lancia che poi è diversificato a seconda delle manifestazioni e sono diversi gli obiettivi da cogliere, anche i percorsi, no? Che devono fare i cavalieri, per cui sicuramente anche questo ha il suo peso. Sì, tra l'altro le lance che sono già in campo sono sei lance a disposizione dei cavalieri numerate dall'1 al 6 e i cavalieri appunto scegli la lancia che più, anzi anche sulla scelta della lancia scaramanzia
No, sabato ieri abbiamo visto che i cavalieri nelle prove libere hanno soppesato le varie lance per capire quella che magari più gli andava congeniale, diciamo. Le lance che vengono usate qui a San Secondo sono lance del tipo La Fantina, hanno una lunghezza su 2,60 m, perfettamente bilanciate, e sono lance appunto, come dice il nome, che provengono dalla scuola di Faenza e vengono usate in molte giostre dove il bersaglio sono degli anelli, come in questo caso. Ecco, il Claraldo ha appena annunciato Gioele Bartolucci, che è appunto l'ultimo cavaliere, proprio in questo caso coincidono contrada come in ordine alfabetico e ultima a partire. Mentre guarda, voglio ricordare anche qui un personaggio che accompagna Alberto Liverani, che è accompagnato da un grandissimo giostratore, anche lui ha parlato di vittorie, lui nella classifica dei cavalieri faentini ne ha tantissimi, che è Gianni Vignoli, che ha vinto ad Ascoli, ha vinto Arezzo, ha vinto in varie parti ed oggi appunto funge da uomo a terra, comunque accompagnatore di Alberto Liverani. Eccolo qua, Gioele Bartolucci con... Sì, Gioele Bartolucci presenta Semola, quest'anglo arabo di 15 anni. Ecco, Gioele ha ufficializzato questo cavallo stamattina. Per cui ieri ha valutato, insomma, ha cercato di avere le risposte che voleva dalle prove effettuate. Un ragazzo molto freddo, Gioele, per cui è alla sua, ormai da un paio d'anni che corre con la contrada Trinità e tra l'altro è protagonista di quel... il Palio degli Esordienti, nel 2019, con il drappo realizzato sempre da Tiziana Lenti, che è la pittrice che... Ah, questo non lo sapevo. Una delle... Sì, con la figura di Palla di Atena, e lei ha voluto immortalare questa figura, e nel 2019 l'ha realizzato lei, e lui se l'è aggiudicato per la contrada Trinità, perché in quell'occasione, era la trentesima edizione, ci furono due pali anche in quell'occasione. Sempre molto bello vedere due edizioni, due gare, c'è sempre questa tensione molto, molto alta, e quindi... Ormai ci siamo, è tutto pronto. Possiamo preannunciare, Roberto, che io e te rimarremo qui in postazione fino quasi all'ultimo. Sì, praticamente fino alla penultima tornata, penultima carriera della terza tornata. Dopodiché io scenderò in campo per raccogliere a caldo le impressioni del vincitore. Certo, prima che arrivi tutta la folla. Ecco. Eccolo qua, questi bellissimi cavalli, questi bellissimi animali che... Sì, tra l'altro anche questo è un vanto, sicuramente una manifestazione. Questo, ecco, lo vediamo anche inquadrato in questo momento il veterinario di spalle. Mi ricordava appunto che i cavalli presentati, sia questi che sono stati scelti, ma anche i cavalli di riserva, perché comunque ogni cavaliere aveva due cavalli, sono stati ritenuti idonei, hanno superato... tranquillamente le previste, per cui sicuramente anche questa è una cosa importante, perché può capitare, è capitato che in alcune manifestazioni le previste magari qualche cavallo venga bocciato per qualsiasi problematica più o meno. Certo. Invece, ecco il Palio, scusa se ti interrompo, ma c'è proprio il particolare del nostro drappo con il leone che tiene le fauci, questi sei drappi con i colori delle contrade. Il secondo, la riserva, diciamo, della contrada Trinità, è un cavaliere che ha appena vinto Graziano Visconti domenica scorsa, che è Lorenzo De Simone da Bibbiano in provincia di Reggio Emilia, che da anni ormai presente con la contrada, ma è un cavaliere anche lui che gira in vari contesti. Sì, a me mi piace ricordarlo che attualmente è anche il cavaliere detentore della vittoria della giostra dei Rioni di Olmo. E domenica ha vinto a Graziano Visconti per la contrada dei Malaspina con 17 punti, ha messo dietro di lui anche un cavaliere, Cristian Diciocio, sulmonese, per cui si va anche in un'altra città, sede di una giostra importante in questo palazzo. Una manifestazione prestigiosa, bellissima, come Sulmona. Sì, la giostra cavalleresca di Sulmona. Ecco, un particolare vi dirò che, se non è cambiato nulla, proprio da quanto era stato emerso,
il trattore passerà ogni tre carriere anziché ogni tornata. Sì, perché prima c'era nelle edizioni precedenti tre giri prima di ogni tornata, e quindi per velocizzare un po' queste operazioni e per togliere anche la tensione e dare il via alla gara, hanno, ecco, lo vediamo passare in questo momento. Ed ecco. Sì, ma soprattutto, guarda, soprattutto anche per il fatto che con le condizioni di oggi, con il vento e quant'altro, è bene anche, diciamo, riportare la terra. Perché con queste condizioni si asciuga subito il terreno, perché tra il vento e il sole, invece passando col trattore viene riportata sulla terra che è sotto, per cui ogni tre tornate, ogni tre carriere sarà passato appunto il trattore. Ecco inquadrati i conti in questo momento, Pier Maria Camilla, con dietro di loro Giovanni delle Bande Nere e Bianca Riario, ed ecco il trattore che sta completando il giro, lo possiamo vedere molto bene. Io, Elena, a questo punto ci siamo. Ora, sì. Una volta che il trattore ha terminato il suo giro di prova, saranno chiamati in campo. Anzi, prima sarà letta da parte di Araldo, sarà letta all'inizio della giostra. Sì. E saranno chiamati in campo. Gli appunto. Anelli, vengono chiamati anelli, si giostre, le famose frasi che sentiamo da sempre e che ci emozionano sempre perché danno il via proprio alla gara. Guarda, tu ricordavi prima, l'abbiamo visto in un'immagine precedente nel vessillo della Contrada Trinità che adesso viene inquadrato. E adesso c'è la prepostura. Comunque vediamo in alto del vessillo, vediamo delle coccarde. Sì. Che lo puoi dire anche meglio tu. Sono le coccarde, esatto, che premiano le vittorie dei gruppi musici e sbandieratore, ecco, sul vessillo della Trinità 1, e invece, se non erro, 4, invece quelle della Prevostura. Ecco, questa è una manifestazione che anch'io auspico che venga ripristinata il prossimo anno. Alla prima qua. Sicuramente vede coinvolte anche i ragazzi, gli allievi, dei musici e sbandieratori, per appunto tenere viva o comunque ulteriormente accrescere anche giostra, la contrada, il coinvolgimento dei ragazzi. Sì, ma ci siamo. Allora prendiamo la penna, ce l'hai? Ce l'ho. Il foglio ce l'hai? Sì. Ecco qua il riepilogo, grazie alla nostra regia, sarà il primo contrada Bureg di Minen. No, Castellaicardi. L'emozione che ci... Perché siamo abituati, abbiamo visto Burra di Minen come prima. Eccolo. Mentre, lì, sempre di curiosità, Anelli. Vi dico che Matteo Sassoli ha ritirato la lancia numero 2 dalla rastrelliera delle lance che vengono date appunto ai cavalieri. Silenzio, piano piano cala. Ricordiamo... Ancora una volta il tempo massimo di percorrenza 43 secondi di ogni, chiaramente di ogni carriera. Esatto. Anelli! Perché anche i secondi sono fondamentali, lo dicevamo prima, negli spareggi soprattutto. In passato ci sono stati anche cavalieri squalificati, che hanno fatto 12 punti, ma che sono stati squalificati perché hanno superato questo limite di tempo. Allora, gli addetti anelli hanno dato il loro ok, sono già stati posizionati e dunque si parte. Adesso vediamo com'è il polso della situazione, ce lo dà proprio Filippo Fardelli. È partito in questo momento Filippo Fardelli. Ecco, sentite il suono, il silenzio. Eccolo. Ecco, sta per sul primo anello. Il primo. Preso. Giallo. Gente, fa subito silenzio. Secondo anello in curva. No, vediamo. Infatti vedete, sentite il pubblico che va, già sa. Terzo anello nell'addirittura lato opposto alla tribuna. Dovrebbe averlo colto, ma non ne siamo certi. Infine ultimo anello. A parte di vedere due anelli sul... Dovrebbero, diciamo, condizionali. Sì, ecco. Sì, adesso ci darà qui, tra l'altro,
lì, ecco, lì è il momento in cui termina la carriera, il tempo viene rilevato dalle cellule fotoelettriche, esatto, della federazione appunto dei cronometristi. Gli anelli adesso dovrebbero essere tre gialli, però adesso vedete che consegna, ecco, vediamo qualche fermo, ecco un bel replay sul primo anello, molto bello questo replay, questo rallenti, sono due anelli mi pare, due anelli gialli, quindi dovrebbero essere quattro punti, ma tutto ci verrà ufficializzato poi dall'Araldo. Viene consegnata la lancia al maestro di campo Riccardo. In questo momento, a questo momento il punteggio è ufficiale, perché non abbiamo ricordato che il cavaliere, una volta terminata la sua prova, deve riconsegnare la lancia con gli anelli centrati al maestro di campo, che a questo punto sfila gli anelli centrati. Parrebbero tre? Non lo so, sentiamo, c'è tensione anche tra di noi. Una volta eravamo in campo, fino all'anno scorso eravamo in campo, ma vediamo comunque benissimo, anche qua era molto palpabile la tensione anche tra i capitani, tra gli addetti. Ecco, viene consegnata questa pergamena con la lettura del punteggio. E dunque, parola a Messer. Alla prima tornata, il cavaliere della Contrada Castella Icardi ha ottenuto punti 4. Quindi due anelli gialli. Due anelli gialli, 4 punti. Ho segnato sulla nostra bacchechina. Però non è ancora detta l'ultima, ricordiamo che vale, bisogna aspettare sempre l'ultima. Nostra, la Contrada Prevostura. Ecco, la Prevostura si sta preparando ad Alberto Auco. Prima abbiamo visto gli addetti, ogni singola contrada ha 4 addetti che si occupano del posizionamento degli anelli. Così garanti della propria contrada, esatto. Così nessuno potrà dire esatto. Che la tua responsabilità è colpa ecco. tua. E infatti poi la radio chiama gli anelli e anelli! Ecco, devono alzare la bandiera per segnalare che gli anelli sono posizionati. Anche gli anelli c'è un modo per sistemarli, più o meno. Sì, perché, esatto. Sono piccoli trucchi che dopo tanti anni ormai vengono. Mentre, sempre a titolo di curiosità, ad Alberto Rauco giostrerà con la lancia numero 5 che è stata presa dal suo palafreniere Luca Magnanensi, che adesso gli consegnerà appunto la lancia. Ecco che sta momenti di un po' di nervosismo, il vento anche un po'. È il cavaliere che deve governare tutti questi aspetti, un po' la tensione anche, no? E l'adrenalina, la tensione. Sicuramente. Poi, ecco, vedete che sta provando la lancia, che finora non l'aveva, a parte le prove, non l'ha potuta sperimentare nel giro di prova, quindi vediamo. Ed ecco che lo lancia in questo momento. E dunque però non è scattata la cellula fotoelettrica, che scatterà fra pochissimo. È partito ad Alberto Rauco, Contrada Prevostura. Vediamo il primo anello. Preso, il primo di solito il primo sempre giallo, quello più sì. Facile, tra virgolette. Poi capita anche che il primo anello qualcuno sfugga. Ecco, il secondo anello, preso. Dovrebbe averlo preso, il rumore ci dice che. Terzo anello. Dovrebbe aver preso anche questo mm-hmm. anello. E infine chiudere con il quarto anello in curva. Vediamo. Potrebbe essere un percorso netto. E anche l'applauso del pubblico. Attenzione, questo potrebbe essere veramente una bellissima si entusiasma prova. Il pubblico giustamente per un'ottima prova. Sì, dovrebbero essere tutti e quattro gli anelli gialli. Vediamo il replay, però abbiamo visto in questo momento ad Alberto ha riconsegnato la lancia al maestro di campo. Riccardo Di Giovanni, che toglie, sfila gli anelli, a lui il compito, li conta e poi dopo in base appunto, eccolo qua che si è. E gli anelli dovrebbero essere dovrebbero essere tutti e quattro. Vediamo benissimo da qua, noi siamo molto privilegiati. Sì, soprattutto per gli anelli
nelle curve che dal campo non sono alla prima tornata. Il cavaliere della Contrada Prevostura ha ottenuto punti 8. E infatti sono confermate le nostre congetture, diciamo, quello che avevamo visto. La Contrada Prevostura che ha vinto l'ultima edizione del Palio nel 2011 con Luca Pizzi. A Scolano, sì. E l'aveva vinto anche nel 2010, tra l'altro, quindi... Sì, è stata veramente un'ottima che... carriera, un'ottima prova, ma... Adesso è il momento di Willer Giacomone, della Contrada del Grillo, terza Giostra, carriera. La Contrada Grillo! Anche lui ha dato spettacolo, è stato il cavaliere della Spareggio insieme a Filippo Fardelli nel 2021. E poi aveva dato un'ottima prova anche nel 2018, quando poi aveva consegnato la terza vittoria al Grillo. Anelli! Ed è entrato in pista in questo momento, con Indra, accompagnato, sì, questa cavalla, appunto, questa esordiente. Mario, il padre, sta scegliendo la lancia, ha scelto la lancia numero 2, sta asciugando la lancia, lo vediamo che sta correndo verso... Eccolo, Mario, scattante, sempre molto... Lui segue sempre Willer in queste gare, queste al secondo le abbiamo visto spesso proprio in questo ruolo di braccio destro. E d'altronde Mario, che è stato protagonista anche del Palio di Siena, sì, gareggiato anche là negli anni 80 con il soprannome del Faenza, perché appunto Faentino. Tutt'altra gara rispetto a San Secondo Siena. E dunque, eccolo qui. Ecco che si lancia. È partito Willer Giacomoni, Contrada del Grillo. Grande silenzio. No. Primo anello sbagliato. Non l'ha preso. Preso. Sto là, c'è. Mi pare di averlo visto, anche sì, perché ne vedo anello. Due sovrapposti io. Vediamo l'ultimo. No. Qui ha... Quindi dovrebbero essere a 4 punti. Ha colpito punti. Il braccio proprio del... Sì. Allora, no, dovrebbe avere un solo anello. Un solo anello, sì, è vero. Attendiamo l'ufficialità. Vediamo qui nel replay. Sì, dovrebbe essere, è un solo anello. Se venisse confermato un solo anello, è un punteggio chiaramente molto... Non è che, insomma, con due punti già c'è una Contrada a 8. La Contrada da 8 è impegnativa. Infatti, dicevamo prima, non è detto che l'ultimo a partire sia poi così avvantaggiato, perché sente poi la pressione addosso di questi risultati. Sì, possono essere ovviamente mille motivazioni. Certo, con un distacco del genere, anche se devono essere corse altre due carriere, incomincia a essere piuttosto peso. Per cui, però... Attendiamo anche in questo caso. Alla prima tornata, il cavaliere della Contrada Grillo ha ottenuto punti 2. E dunque viene ufficializzato un anello centrato, 2 punti per la Contrada del Grillo. E come
Ecco, siamo tornati dopo questa breve pausa. Facevamo i commenti sui due punti di Willer Giacomoni, ma non è ancora detta l'ultima, perché abbiamo visto anche in passato così momenti di ribaltamenti di situazioni, anche sì. Se effettivamente, insomma, gli 8 punti di Adalberto Rauco, non nuovo a ottime prove, lo ricordiamo. Sì, sì, hai detto bene, sicuramente nulla ancora è deciso, anche se il distacco per quanto riguarda il Grillo, insomma, è piuttosto importante. Come vi avevo anticipato, rispetto alle passate edizioni, ogni 3 carriere passa il trattore per ripristinare la pista. E ovviamente la telecamera ha indugiato giustamente sui contradaioli, sui figuranti della contrada Prevostura, perché è così, no? È molto bello vedere, ci sono molti scatti fotografici, Roberto, dei contradaioli, è l'ultima gara, l'ultima tornata con la testa bassa, perché non vogliono vedere come è stata l'ultima edizione, vedevamo i figuranti della contrada del Grillo tutti con la testa bassa in attesa di vedere quale punteggio avesse ottenuto. Se mi permetti, certo. Vediamo inquadrato in questo momento questo figurante che è il presidente della la RS Emilia Romagna, Gigi Bragheroli, che è stato anche Gigi Bragheroli, giudice delle gare degli musici sbandieratori del nostro Palio, è venuto insieme ad una commissione molto attenta che ha valutato le esibizioni dei nostri gruppi, quindi è un piacere, un onore averlo qui con noi. Il segretario della ARS è il nostro Giacomo Scalvenzi, invece, che abbiamo visto che tra l'altro quest'anno, infatti, quando l'ho visto anche ieri sfilare, in genere lui sfilava sempre con il costume da prete, e invece quest'anno... da notabile, sempre ha guidato il corteo all'inizio, figura sempre di riferimento, per noi molto importante. Eccolo qui, Enrico è entrato con Enrico Giusti su Lula cavalla. Scorrendo l'Albo d'Oro, ogni tanto lo vado a rivedere perché giustamente... Anelli! E sono tantissime le volte in cui compare il suo viso nell'Albo d'Oro del nostro Palio. Sia col Burga all'inizio e poi con Dragonda. Sì, Giostri! Eh sì, anche perché adesso. Lui ha vinto 6 pali, il primo con il Burga e gli altri... Esatto, poi con... è stato... Ma ecco, attenzione che sta partendo in questo momento Enrico Giusti, contrada giallo-blu della Dragonda. Eccolo qua. Anche lui è sfuggito il primo anello. No, anche il secondo. Ma non è facile, qui seduti, chi è sulla tribuna? Preso. Questo l'ha preso. Allora, è dubbio questo, abbiamo visto, no? Cadere l'anello bianco. Ovviamente lui ha tirato al giallo e un anello. Dovrebbe avere solo un anello e anche questa sarebbe un punteggio difficile, che rende più difficoltosa la giostra. Il proseguo della gara, insomma, per la contrada Dragonda, per Enrico Giusti. È molto bello vedere la reazione comunque del pubblico che unanimemente, insomma, comunque gratifica i cavalieri. Sì, anche se in questo momento i cavalieri non sentono sicuramente gli applausi, perché no, però... staranno facendo valutazioni, possiamo immaginare anche in questo caso con solo un anello preso saranno valutazioni, insomma, diciamo non positive, diciamolo così. Però ecco, ripetiamo, tutto è da giocare. Vedere, certo, i punteggi di questa prima tornata, insomma, sono, c'è questo 8 della Prevostura, questi 4 nella Prevostura, che
è stato veramente un... Mettono anche pressione a chi viene dopo, perché ovviamente l'exploit è importante. Anche perché adesso la prevostura, se rimane, alla prima sarà tornata, a correre per ultima. Il cavaliere della contrada Dragonda, come abbiamo ricordato, come hai ricordato anche te, dalla seconda e la terza tornata la classifica, cioè l'ordine di ingresso sarà in base alla classifica provvisoria, partendo dal cavaliere che ha meno punti rispetto a quello che... E in questo caso abbiamo due contrade a pari punti, per cui lì si vedrà, si vedranno i secondi, già contano i secondi che si sono stati impiegati per completare Giostra, la contrada Burek di Milano. Allora è entrato già in campo Gianni Vignoli, che ha preso, ecco, vediamo il particolare degli anelli, questo è un fermo molto interessante, un'immagine particolare, vediamo dove come vediamo... sono quelli lì, sono quelli gialli, di solito sono quelli più ambiti, ecco. Abbiamo visto che Gianni Vignoli ha preso la lancia numero 5 dalla rastrelliera, anche già un altro cavaliere, Giostri si sta dirigendo nel posto dove poi consegnerà la lancia a Alberto Liverani, che sta per effettuare questa carriera, la carriera di esordio qui al Palio delle Contrade di San Secondo Parmense. Avete visto il particolare, ve lo faccio notare ora, che Alberto Liverani ha indossato anche la camicia bianca, così come tutti gli altri cavalieri, sopra la casacca con i colori della contrada. Ma parte partito Alberto Liverani, contrada Burek di Minen. Preso. Abbiamo visto proprio. Prima anello preso. Sì. Ed è sempre quello giallo, ovviamente, perché lì si deve andare. Secondo anello. Preso. Preso. Vedremo il punteggio però alla fine, in base ai secondi. Terzo anello. Preso. Preso. E infine il quarto anello. Anche questa potrebbe essere un'ottima carriera, lo sprint finale, sì, sono quattro anelli. Gialli, quindi 8 punti, vediamo. Ha esordito veramente in maniera importante. Vediamo anche l'esultanza qua vicino a noi di Contradaioli. Liverani. Di Contradaioli, che vengono da Arezzo, che provengono da Arezzo, ma non sono del Burek di Minen, perché abbiamo un Contradaioli ormai parte integrante della Trinità che sta probabilmente per i colori. Esatto, anche secondo me. Allora, tra l'altro vi faccio notare il modo di impostazione, la tecnica, che è una tecnica particolare, però è una tecnica che gli ha portato Alberto a conquistare diverse vittorie in varie gare. Vediamo i secondi adesso, perché l'ordine di partenza poi sarà deciso a pari punti dai secondi. Anche perché in questo tipo di gare l'importante è... Alla prima tornata il cavaliere della contrada Burek di Minè, avendo superato il secondo turno, ottiene punti 0. Questa è una cosa che io non ho ricordanza qui al Palio delle Contrade, poiché ricordiamo da regolamento che una volta terminata la carriera il cavaliere, per decelerare, non può oltrepassare il bersaglio. E sentiamo qui questa è stata veramente polemiche. Infatti la gente qui che... però permettimi di dirti una cosa, qui è sicuramente mancato un qualcosa anche da parte della contrada, perché chi l'ha detto dei Portanelli al lato poteva anche segnalare questa cosa. Questo sentiamo del pubblico. Bisogna sempre... Questo è veramente un colpo di scena. È successo in passato. Ricordo un altro momento in cui il cavaliere aveva totalizzato, dicevo prima, 12 punti, era stato Alessandro Vannozzi, ma aveva lì superato il tempo massimo.
Invece in questo caso è un elemento del regolamento. No, no, il regolamento parla chiaro, parla per cui chiaro. Non c'è niente da dire. Purtroppo per la contrada Burgheim di Messi vede sì. invalidare una carriera eccezionale. Tra l'altro con lo zero... Non fa onore alla prova di Alberto Liverani. Questa è veramente un colpo di scena incredibile. E vediamo anche questo al Palio, cioè è la prima volta che, e adesso tocca, eccoli qua. Però ripeto, cioè ci poteva essere magari un po' più d'attenzione anche da magari da parte, vediamo anche in campo c'è fermento, no? Tra i vari capitani, tra gli addetti al controllo degli anelli, insomma. Sicuramente è un peccato. No, ma allora ci siamo accorti che qualcosa non andava quando al momento della consegna della lancia il Gianni Vignoli è andato verso Alberto non per esultare, ma per dirgli. Infatti lì per lì. Adesso le altre contrade che hanno già gareggiato esultano perché giustamente. Ah, certo. Adesso tocca però all'ultimo dei sei cavalieri che devono scendere. In Leeds in campo che è Gioele Bartolucci per la contrada Trinità. Questo comunque, guarda Elena, è veramente non era una mai cosa, capitato, è veramente, la prima volta penso che non ho memoria di altri momenti così. Ma poi siamo dispiaciuti. Al termine di una carriera dove aveva preso tutti e quattro gli anelli e si è trovato veramente da avere 8 punti ad averne ufficializzati 0. Che è un peccato. Di fatto sono non voglio dire che sono una sentenza, ma insomma per la contrada per la contrada Burghe di Binen, ma c'è dunque ecco il capitano del Burg, non so se un consulto si viene messo magari ecco, lo vediamo anche adesso, nelle immagini. Perfetta la regia. Questo è il capitano, vediamo che Christian, si sta muovendo il capitano Davide della contrada del Burg che sì, probabilmente sì. avranno da discutere. Dovranno eventualmente, però no, torna indietro, non so. Quel provveditore di campo sta parlando. Anche perché comunque è stato già annunciato il punteggio. Esatto. Per cui, no, poi se cioè, il regolamento è stato marcato evidentemente, insomma, ecco, vedete che tutti invitano alla calma, si invita alla calma. Stanno indicando il maestro di campo che maestro è entrato di campo in campo ora. Sta tornando, esatto. Però anche in questo caso hai detto bene te, se il regolamento parla chiaro, per cui. Ecco che si sta recando dall'Araldo. Allora. Vediamo. È un momento particolare questo. Molte emozioni. Forse l'Araldo. Alla prima tornata il cavaliere della contrada Burg di Minè avrebbe ottenuto punti 8, ma causa il superamento del secondo buratto ottiene punti 7. Allora. Colpo di scena. Allora gli è stato riconosciuto, diciamo. Gli è stato attribuito un punto in meno. Si scalda l'atmosfera ora anche questo qua. Questo è francamente. Ecco, vediamo nostra, anche la contrada. Francamente coglie il regolamento. Io rimaniamo sospesi, vediamo cosa sta per accadere. Tutto comunque da decidere. È stato chiamato in campo e adesso vediamo. Allora si è ribaltato completamente la situazione, per cui adesso vediamo Gioele, eccolo qua, Gioele Bartolucci che sta per correre. Comunque è un'edizione che rimarrà nella storia, sì, poco ma sicuro. Ci mancavano anche i colpi di scena, ci mancava tutto del Palio, devo dire, e siamo stati ripagati. Vediamo gente anche lassù, dagli spalti della rocca, che si affaccia per vedere. Vediamo Gioele, che eccolo qua con la lancia, prende la lancia. Sì, entriamo allora di nuovo diciamo a commentare una carriera sul campo, questa decisione di assegnare un punto di diciamo penalizzazione al Burg. Fa piacere vedere ecco, è già partito contrada Trinità, Gioele Bartolucci. Con grande decisione. Al primo anello.
proprio partito l'anello. Questo l'ha preso. Preso, lo vediamo lì. Preso. Potrebbe fare un buon giro comunque. Vediamo come conclude il percorso. No. 4 punti quindi per la Contrada Trinità con... Per sì, dovrebbero essere 2 anelli. Allora, siamo stati ingannati noi, per tornare nella carriera di Alberto Liverani, dal fatto che in caso di superamento del tempo di 43 secondi sarebbero state annullate. Esatto, evidentemente. No, questo è giusto porta... dare una correzione. Quindi ricordiamo adesso sicuramente l'ultima Contrada a partire sarà sicuramente la Prevostura con 8 punti. La quinta Contrada, il Bor di Minen con 7, e adesso vediamo invece per gli altri, perché ci sono degli spareggi, dobbiamo vedere in base ai secondi impiegati, dobbiamo vedere. Ecco un replay della carriera di Joelle, questo è il primo anello, che è proprio volato il primo anello via. Sì, è stato ciccato, si vede volare, eccolo in questo momento che vola proprio, è stato preso una parte bassa. E l'anello è volato perché su quando in sei alto. Lanciato in velocità a volte. Allora, mentre si sta preparando il trattore, per cui credo che dovranno andare gli spot pubblicitari. No, ci dicono che possiamo andare avanti. Possiamo andare avanti, ok. Possiamo proseguire. Il bello delle niente, io ecco, torniamo attendiamo su questo adesso, torniamo adesso... su questo episodio perché sì, in attesa che venga ufficializzato eccolo il punteggio qua. di Joelle, perché di Joelle poi verrà ufficializzata la classifica, perché adesso vediamo appunto i cronometristi hanno stilato la classifica. Sono momenti molto concitati perché bisogna proprio misurare i centesimi. E comunque annoveriamo anche un punteggio di 7 punti, un punteggio dispari che non è facile si vedere. Torna lì, io francamente a volte capita quando magari si prende l'anello bianco che è un punto, vale un alla punto. Prima tornata il cavaliere della Contrada Trinità ha ottenuto punti 4. Dunque sono stati ufficializzati 2 anelli gialli per 4 punti ed ora per stilare la classifica. Vediamo già i cronometristi che stanno consegnando al maestro di campo la strisciata con i tempi di percorrenza delle carriere, in questo caso della Dragonda e del Grillo che hanno chiuso con 2. Thank you.
la contrada che parte per prima è la contrada Dragonda, quindi sì, Giostri ha impiegato più tempo per percorrere il suo giro con due punti guadagnati da Enrico Giusti, che infatti che parte in questo momento contrada Dragonda Enrico Giusti. Niente, è andato basso. Adesso sta scendendo anche il sole, quindi un po' più di facilità forse potrebbe essere. Preso. No. Ultimo anello, curva. Preso. Forse l'ha preso, sì. Dovrebbero essere due anelli. Dovrebbero essere due anelli. Vediamo ora. Sì, direi 4 punti, esatto. Sì. Per un totale di 6 punti. Sì, dicevamo prima in salita la strada, perché comunque anche con 6 punti, considerando che Alberto ha fatto 7 punti, Adalberto ne ha fatti 8 e anche per chi ne ha fatti 4 comunque. Vediamo questo replay, anche in questo caso l'anello schizzato, esatto. Colpito nella parte diciamo posteriore, ecco la consegna, la parte di sotto appunto della lancia. Mentre il primo anello è andato sotto all'anello stesso, ha colpito il laccettino che hanno gli anelli. Ecco Riccardo Di Giovanni che va a comunicare il punteggio ai giudici. E ora vediamo, dovrebbe toccare alla contrada del Grillo, a Willer Giacomoni, perché aveva sì. Anche lui aveva un punteggio di 2 e quindi tocca a loro, tocca al Grillo. Beh, che dire, la contrada Dragonda con questi 6 punti, un punteggio chiaramente insufficiente, sì, sicuramente, sì. Perché rimane solo una alla tornata. Alla seconda tornata, il cavaliere della contrada Dragonda ha ottenuto punti 4. E sono confermati appunto i 4 punti, avevamo visto i 2 anelli. Anche dai bambini, sono confermati ancora prima da loro, abbiamo sentito un 4 proprio per la partecipazione che c'è. Ci ha dato grandi soddisfazioni in passato Enrico. Giostra, diciamo... la contrada Grillo. Sì, ecco, possiamo sicuramente dire che questo è già un mezzo primo verdetto, dai, mettiamola così. Sì. Già alla prima carriera della seconda tornata. Esatto, abbiamo già un primo anelli. Possiamo già dire chi escludere dalla vittoria finale, insomma, in qualche modo anche solo per il punteggio ottenuto, diciamo, prima da Alberto Liverani. Sì, Giostri. Ecco, tutto è pronto, Willer sta per andare a prendere la lancia. Siamo già pronti. Suo padre... Mario ha preso la lancia numero 2 dalla rastrelliera. Con grande scatto atletico Mario, sempre in grande forma, girando tra le varie manifestazioni con Willer. E appunto adesso la consegnerà. Eccolo qua. A Willer. Willer qui deve tentare... Il tutto per tutto, bisogna rischiare. Sì. Ogni giostra, ogni tornata è un rischio, insomma. Eccolo. Bene, si lancia in questo momento, è partita. Contrada Grillo, Willer Giacomoni. Primo anello. Preso. L'anello preso. Ha fatto cadere l'anello. È caduto quello bianco, ma l'anello è stato preso quello giallo. Secondo anello. No, niente. Questo. Terzo anello, vediamo. Preso. Questo l'ha preso. Vediamo. Infine siamo sull'ultimo anello. Forse sì, dovrebbero essere
tre. Dovrebbero tre essere gialli. Tre. Sempre gialli, perché ovviamente... Sì, sì, sì. Sì, sono... sono tre anelli gialli che gli sì. danno sei punti. Sì, anche perché allora con i punteggi di ora non possono permettersi il lusso di tirare l'anello, quello bianco che vale un punto solo, perché non avrebbe... Magari l'anello bianco lo potremo vedere nell'ultima alla tornata, fine. In caso a una contrada gli basti appunto un punto per... Si è subito riscattato a Willer dopo la prima tornata. Peccato per il primo anello, se no avrebbe fatto l'amplen con 8. Stiamo a vedere. Questo è l'anello in curva, l'ultimo anello. Ecco, si vede bene adesso, proprio... E sì. Si vede anche bene come ha spostato la faccia dal braccetto che appunto tiene gli anelli. Allora, dai movimenti mi pare di capire che dovrebbe essere ora il turno della Trinità. Alla seconda tornata, il cavaliere della contrada Grillo ha ottenuto punti 6. E dunque... No, non sappiamo se è la volta della Trinità, stanno cercando un anello giallo che si è perso, è volato via. Mentre viene confermato quello che avevamo visto, dai. Per cui sì. Elena abbiamo avuto... Ciostra, la contrada, Castella Icardi. L'occhio allora, di falco entrambi. Castella Icardi ha fatto il giro più lento e di conseguenza tocca loro e poi partirà per quarta contrada la Trinità. Quinto il Bureg e ultima la Prevostura. Già entrato in campo il Filippo Fardelli. Anelli. Quella sua uvetta. Matteo Sasso ha ritirato la lancia numero 2 sì, in questo caso. Evidentemente la lancia numero 2 che viene usata, è stata usata da diverse persone, è quella che probabilmente offre le maggiori garanzie, oscilla meno, comunque... chiaramente essendo lance artigianali possono essere non vengono realizzate in modo meccanico, ecco, esatto, cui, sì. La maggiore sicurezza. Vediamo appunto quella più gettonata, la lancia numero 2 e Matteo Sasso, la 5 abbiamo visto, no? Anche la 5 e Matteo Sasso adesso sta consegnando in questo momento la lancia a Filippo. Adesso gira il cavallo uvetta, questa cavallina parte in questo momento, contrada Castelle Cardi. Di gran carriera potremmo dire, no? Eccolo, contrada Castelle Cardi, Filippo Fardelli. Vediamo. Primo anello. Preso. Preso. Secondo anello. Vediamo. C'è tensione. Preso. Preso e fatto cadere anche quello, sì, quello bianco. Un attimo di incertezza per quello. Terzo anello. Si avvicina. Preso. Preso. Quarto anello potrebbe... Attendiamo l'ultimo. Quarto anello. Potrebbe finora buona performance. No, ha sbagliato il quarto anello. Punti per dovrebbero essere tre anelli per Filippo. Comunque un'ottima prova anche di Filippo. Se fossero confermati 6 punti, sì, che lo portano a 10 punti complessivi. Ricordiamo, 6 sì. punti. Ha scheggiato per... li vediamo anche da qua, sì, i tre anelli. Questo già è il primo anello nel lato appunto della tribuna. Eccolo lì. Un bel primo piano di Filippo Fardelli. Questo cavallo uvetta, un anglo arabo di 9 anni. E Castella Icardi andrebbe a 10 punti. Va a 10 punti, esatto. Ecco, per Castella Icardi diciamo che... Poi vediamo ancora, abbiamo gli altri due pezzi forti del... Adesso tocca alla contrada Trinità. Fra poco, quando verrà ufficializzato il punteggio, forse prima il giro del trattore. Sì, sì, sì. Punto. Ogni tre carriere
ci sarà il passaggio del trattore per ripristinare appunto il terreno, mentre viene consegnato il foglietto con il punteggio che annuncerà l'Araldo. Alla seconda tornata, il cavaliere della Contrada Castella Icardi ha ottenuto punti 6. Confermati i 3 anelli gialli, per cui sale a 10 punti. Adesso vediamo se uscirà il trattore, perché vediamo nel frattempo l'addetto della Contrada Trinità che ha posizionato i 2 anelli. Vediamo anche la differenza proprio così tra i 2 anelli. Eccolo qui il trattorino che esce. E noi andiamo con gli spot. HB Design è il vostro partner esperto di tinteggi e decorazioni industriali e civili a Parma. HB Design, decorazioni d'eccellenza, è pronto a soddisfare ogni esigenza di tinteggi, finiture per esterno e interno, decorazioni murarie e architettoniche, stucco veneziano, opere in cartongesso, resine decorative e resine industriali anche in tridimensione. Dalla sede di Parma, HB Design è in grado di eseguire lavori in team con architetti e ingegneri ovunque nel nord Italia. HB Design sceglie l'utilizzo di prodotti e resine certificate come scelta di salvaguardia dell'ambiente e del lavoratore. L'azienda vanta collaborazioni con gruppi di general contractor e aziende a livello nazionale a Parma e non solo. HB Design, da oltre 15 anni, è sinonimo di qualità, professionalità, competenza e grande affidabilità per le vostre esigenze di tinteggi e decorazioni a Parma. Ecco, siamo tornati in diretta dopo questa breve pausa. E sta appassionando un po' i presenti. Sì, siamo sì, anche in tribuna, perché sentiamo il parere anche di persone che non sono di San Secondo, ma che partecipano con attenzione alla nostra manifestazione. Un primo piano dei conti di Giovanni. Chissà se anche loro stanno facendo i conti che sì, facevamo noi. La contessa del Bureg, quindi la contessa freme moltissimo. E quindi c'è una certa tensione. Penso che invece la Bianca Riario meno, ormai abbia già perso un po' le speranze, ma che è più sulla Ferrosanti Dragonda la Bianca Riario, invece contessa proprio Alessia Folli, è del Bore di Minen. L'abbiamo intervistata ieri, grande emozione anche per lei, anche perché anche lei fa parte dell'organizzazione, quindi c'è tensione, anche se non traspare, apparentemente non traspare, però c'è anche in noi. Tra l'altro, mentre andavano in spot, io e Elena ci siamo messi a fare mille congetture, non le diciamo. Le nostre previsioni. Non sia mai. Ci siamo divertiti a fare un po' di conti, se quello fa uno, quello fa due, quell'altro fa tre. Eh sì. Comunque tutto appassionante anche per questi aspetti, perché Giostra, fino all'ultimo la Contrada Trinità. Non è detto il vincitore assoluto, per cui ecco, vedete, proprio la schermata ci ricorda anche i posizionamenti, i punteggi. Adesso vedremo Gioele Bartolucci che esce dai box. Ecco che in questo caso il suo aiutante ha preso la lancia numero 3. Lancia esordiente qui oggi. Fra poco io e Roberto ci separeremo, quindi lui continuerà, cederò a lui il testimone, io starò in ansia quassù e lui commenterà l'ultimissima fase della. Sì, soprattutto per anticipare il pubblico, perché una volta che ci sarà poi non la ce n'è contrada, più per nessuno, non si passa più. Eccolo sarà qui, un problema raggiungere il campo, la pista, per raccogliere a caldo le dichiarazioni dei vincitori, chiaramente. Anelli. Bene, ma è già entrato in campo, lo vedete? Sì. Appunto Gioele Bartolucci, e quando lo riterrà opportuno comincerà la seconda tornata per lui. Sì, anche perché ricordiamo che il cavaliere ha facoltà di partire
anche come posizione quando crede esatto. Lui. Chiaramente dal momento che oltrepassa la cellula fotoelettrica che è qui all'inizio della dirittura d'arrivo, scatta il tempo. Sì, diciamo che il primo tratto per dare la possibilità anche ai cavalieri di prendere un certo ritmo e poi dopo scatta la cellula fotoelettrica. Ecco che ha cominciato, sta cominciando, eccolo qui. Sì, sta prendendo velocità, lancia il suo cavallo. In questo momento la contrada Trinità, Joel Bartolini. Anello preso. Adesso che è calato il sole, secondo vediamo un anello po' in curva. Si prende il suo tempo. No, preso. L'altro è caduto, ma il primo l'ha preso. Terzo anello. Preso. Quarto. Manca l'ultimo, vediamo. C'è grande tensione. Preso. Potrebbe essere un amplen. Sarebbe il secondo, anzi, sarebbe il terzo della giornata. Vediamo. Sicuramente se vengono confermati 8 punti, la Trinità torna 12. Potrebbe essere 12, forse sono 3. Vediamo. Eccolo qui. Ed eccolo, sì, salutato dal pubblico. Giustamente. Giustamente, buona prova. Un'ottima prova, sì, esatto. E come vi dicevo, i 4 anelli. Vediamo il primo replay, lato rettilineo. Bellissima immagine. Sono 4. Questi... Sono 4. Siamo a 12. Questi 8 punti porterebbe la contrada 12, per cui rientra prepotentemente in gara. Già, vedremo adesso cosa farà prima veramente... Alberto Liverani e poi ad Alberto Rauco, che sarà sicuramente una terza tornata veramente bella, da gustarsi fino in fondo. Alla seconda tornata il cavaliere della contrada Trinità ha ottenuto punti 8. Confermati 4 anelli gialli. E dunque attualmente la classifica provvisoria, la Trinità 12 punti, 10 per Castellecardi, 8 Grillo e 6 per la Dragonda. E chiaramente nella seconda tornata tutti stanno tirando fuori il massimo. Sì, no? Sì. E ora si arriva il momento clou, queste prossime due tornate sono la contrada Bure clou. Ecco, adesso vedremo Alberto Liverani uscire dalla zona dei box. Gianni Vignoli ha preso la lancia numero 5 dalla rastrelliera. Eccolo qua. Eccolo entrare in campo. Anelli. È una tecnica quella di Alberto, sì, che non avevamo ancora visto. È una tecnica molto particolare. Antica. Perché solitamente vediamo sempre il cavaliere più. Sì, infatti, Giostri. Infatti. Che cerca di piegarsi il più possibile, però, invece lui no. Però l'importante è portare a, casa il risultato. Il esatto. Risultato. Alberto esatto. Nonostante questo modo di impugnare la lancia, però gli anelli le c'entra, quello che vale, quello lì. E vediamo la tensione crescente anche in campo, perché ogni contrada... I propri figuranti sono già in tensione, perché i risultati sono ottimi e mettono sicuramente pressione. Eccolo, parte in questo momento, lancia il cavallo in questo momento, contrada Burek de Minen, Alberto Liverani. Primo anello. No. È sbagliato questo. Abbiamo visto che la tensione poi alla fine secondo può anello. Giocare scherzi, vediamo. Preso. Vediamo il terzo. Terzo anello.
preso. Quarto anello. Preso. Dovrebbero essere 3. Quindi dovrebbero essere 6 punti, 13. Se tutto viene confermato dovrebbe essere andato a quota. Scuote la testa Alberto, si rende conto. Forse non sono 3. No, forse sono addirittura 2. Attenzione. Due. Speriamo che non vada oltre. No, non credo, non credo. Sì, forse non sono 3. Ha scosso la testa Alberto, abbiamo visto un gesto che sicuramente denota che non è particolarmente soddisfatto della sua prestazione. Allora par forse solo uno addirittura, uno o due. Vediamo. No, addirittura uno. Un anello, un anello. Siamo stati traditi anche noi. Mai dire mai. Questo punteggio a questo punto è... ribalta un po' di situazioni, sì, eh? Sì, ribalta sì. Un po' di situazioni, perché ritorna anche Castello e Cardi adesso un pochino... prepotentemente ritorna. Io se francamente, viene confermato, ecco, il punteggio e viene confermato tutto, dovrebbe avere in tutto. Ma io ti posso dire una cosa, non lo so, ma secondo me è un punteggio non da Liverani questo. È stato fortemente condizionato da ciò che è accaduto prima, forse. Alla seconda tornata, il cavaliere non della si lascia tanto condizionato, però sicuramente... punti due. Ecco, sicuramente c'è stato un qualcosa che... Che lo ha disturbato, che non l'ha lasciato tranquillo. Perché... Non mi convince, non mi convince premostura. Conoscendo il cavaliere, conoscendo anche appunto suo modo di dire. Vediamo Adalberto, certo, ora la classifica reagirà. È veramente, adesso la premostura è veramente un'occasione d'oro per, non dico chiudere definitivamente, però mettere una seria ipoteca. Anelli! Avevamo delle idee che sono state tutte un po'... Così. Sì, stravo... questo, sì. Ecco, adesso si sta preparando. Ma veramente, guarda, è un'edizione che regala tanti colpi di scena. Ultimamente sì, per diversi motivi. Perché se il livello dei cavalieri è particolarmente interessante, alto, quindi... Per Rauco abbiamo la lancia numero 5. Abbiamo visto come anche il fatto che Gioele Bartolucci sia partito in ultima carriera poi non sia stato così favorito, ecco, perché prima la prestazione di Adalberto è stata molto valida ed era partito come secondo Adalberto, quindi non si può mai dire. Eccolo che ancora sta sistemando le redini, sta prendendo la mira. Nel vuoto, ma è un passaggio che tutti i cavalieri fanno prima di dare il via alla propria Eccolo tornata. Qui. Parte in questo momento prevostura ad Alberto Rauco. Vediamo. Primo anello. Preso. Secondo anello. Preso. Terzo anello. Preso. Sta facendo un ottimo percorso, gli manca uno, vediamo. Quarto anello, vediamo. Attenzione. Alberto sulla vittoria. Qui potrebbe esserci un punteggio importantissimo. Quasi un ampliamento. Vediamo se sono confermate. Tanti anelli, vediamo, gialli. È un punteggio che potrebbe, eccolo qua. Questo se viene confermato, se vengono confermati 4 anelli, prevostura salirebbe a 16. Mi pare di vedere 4 anelli, ma non vorrei.
con ben 4 punti di vantaggio sulla seconda, Trinità. Che attualmente è la Trinità 12, per cui un vantaggio... No, uno è caduto forse, uno è caduto. Un vantaggio, attendiamo, aspettiamo. Il cavaliere della Contrada Prevostura ha ottenuto punti... 6. Allora 14. Sono tre anelli. E allora abbiamo 14 classifica... punti... L'ultima a partire sarà sempre la Contrada Prevostura, però lì siamo a questo punto. A questo punto possiamo dire che se la giocano tre contrade? Possiamo dire tre contrade, mettiamoci una terza in mezzo. Due più una, dai. Due più una, che perché sono? Perché Prevostura 14 punti, Trinità 12 sicuramente. E Castellecardi 10 punti. Sono lì. No, io le metto Prevostura e Trinità. E già due punti, ecco, con due punti di vantaggio a questo punto la Prevostura, che correrà per ultima, sì, a questo punto potrebbe avere una carriera dove gestirsi il punteggio, esatto, da fare. E la pressione ce l'avrà anche Gioele Bartolucci, perché sa che deve fare il massimo. Quindi ricordiamo l'ordine di partenza: la prima contrada a partire è Dragonda, la seconda il Grillo, terzo il Bureg, quarta Castellecardi, quinta la Trinità e sesta Prevostura. Io la Prevostura me la vedrò. Ah, ci sono gli spot. Ok, andiamo con gli spot, grazie. HB Design è il vostro partner esperto di tinteggi e decorazioni industriali e civili a Parma. HB Design, decorazioni d'eccellenza, è pronto a soddisfare ogni esigenza di tinteggi, finiture per esterno e interno, decorazioni murarie e architettoniche, stucco veneziano, opere in cartongesso, resine decorative e resine industriali anche in tridimensione. Dalla sede di Parma, HB Design è in grado di eseguire lavori in team con architetti e ingegneri, ovunque nel nord Italia. HB Design sceglie l'utilizzo di prodotti e resine certificate come scelta di salvaguardia dell'ambiente e del lavoratore. L'azienda vanta collaborazioni con gruppi di general contractor e aziende a livello nazionale a Parma e non solo. HB Design, da oltre 15 anni, è sinonimo di qualità, professionalità, competenza e grande affidabilità per le vostre esigenze di tinteggi e decorazioni a Parma. Tra quelli che non hanno detto prima, quelli che non hanno detto Liberani, chiedo a fermarsi, la prima, fermati, non gli ha detto nessuno. No, ma ti dici, eccoci, siamo tornati nel campo di gara. Perché Conti Assistenza Tecnica, con 30 anni di esperienza e oltre 16.000 collaudi, è un'azienda leader nell'installazione e manutenzione di caldaie, climatizzatori, stufe a pellet, depuratori ed impianti idraulici con energie rinnovabili. Con le sue sedi di Fidenza, Soragna e San Secondo, saprà affiancarti nella scelta migliore per le tue esigenze, garantendo l'ottimale funzionalità ed efficienza dei tuoi impianti di riscaldamento e raffrescamento in qualunque stagione e con il massimo del risparmio economico. Vuoi avere la temperatura ideale in ogni stagione? Prima c'è stato un momento di... incertezza, invece eccoci qua, tornati per assistere all'ultima emozionantissima tornata. Qua si gioca tutto. Abbiamo detto 2 più 1 alle contrade, quindi sicuramente Trinità e Prevostura a dare spettacolo e forse Castellecardi, Filippo Fardelli, vediamo cosa farà. Sì, diciamo che ora 4 punti vede distanziata Castellecardi dalla Prevostura, che guida la classifica. Non sono tagliati fuori matematicamente, ma ripeto, per me ce la gioca. Bisognerebbe fare proprio un amplen e sperare che gli altri facciano meno. Insomma, sì. È difficile, ecco. Non e in questo caso la Prevostura, con 2 punti di vantaggio, tirando per ultimo, si può gestire certamente. Sapendo poi cosa ha fatto la Trinità, è chiaro che si può gestire anche, magari tirando anche l'anello bianco, quello più piccolo, che in teoria è più semplice, ma Giostra, quando poi si arriva contrada, a questi momenti Dragonda, fosse anche un anello da 20 centimetri. Adesso vediamo che la gente è rimasta tutta qui, non si muove, perché giustamente, nonostante l'ora, nonostante sia presso l'ora della cena, ma la gente non vuole perdersi l'ultima tornata, proprio, non si può perdere il più bello. È proprio il... Esatto, il clou. Il clou.
Ecco, è entrato eccolo in campo. Qua Enrico. Vediamo... Enrico più sciolto, più tranquillo, non ha, sa che non ha molto da giocarsi. Quindi... Sicuramente Enrico, ecco, la sua prova non è all'altezza del blasone del Cavaliere. Anche l'anno scorso era incappato in una giornata no. Oggi sicuramente, ripeto, Anelli. Anche la storia che ha questo Cavaliere, lo ricordava anche lui nelle interviste di ieri sera, insomma, che sì, Giostri. Lui sicuramente onorava la manifestazione per la storia che ha in questa giostra, però oggi con 6 punti soltanto. Anche se poi ci ha regalato nel passato grandissime emozioni anche lui, ha dato delle sì, sì. Ha fatto delle giostre, ha corso. Comunque, eccolo qui che ha ricevuto la lancia in questo momento, sempre la lancia numero 2, oramai questa è una piccola curiosità. Sì, e... che è quella che, come dicevi tu giustamente, è più congeniale anche per loro. Ecco, e dunque, ecco che partendo. Parte in questo momento la contrada Dragonda e Enrico Giusti. No, qui c'è un errore. Sì, sì. Primo anello. No, ecco, hanno corretto. Preso. Secondo anello. Preso. Terzo. Preso. Vuole chiudere in bellezza, Enrico. Quarto. Vediamo. Ai. Però 3 anelli. 3 anelli. 3 anelli per lui, 12 chiude. 12 punti in tutto. Chiude a 12 punti il suo percorso sì. Delle 3 tornate. Di questa edizione. Non lo so. Sì. Comunque ecco, vediamo che Enrico sta tornando, vediamo un bel qui primo piano. Anelli. Sicuramente nonostante avesse un punteggio inferiore, come ecco, avete visto il gesto di saluto sì. Verso sì, il pubblico, se lo sto godendo perché... verso il pubblico sì. Conoscendolo appunto si è impegnato anche per onorare questa carriera che comunque ai fini del punteggio finale sarebbe stata influente a livello appunto di vittoria del Palio, chiaramente mi riferisco io. Però chiedo un applauso per Enrico Giusti che oggi è la sua ultima corsa. Eccolo. E questa è una notizia che sapevamo, ci aspettavamo un qualcosa del genere, ma Enrico Giusti oggi chiude con San Secondo Parmense, chiude con... le vittorie che ha ottenuto, 6 vittorie, la prima nel Bureg. E abbiamo visto l'omaggio di tutti, con tutte le contrade e tutto il pubblico. Ha ottenuto punti 6. E sicuramente, Elena, ecco, l'applauso che è stato fatto è anche doveroso e ridotta anche della sportività, chiaramente, del pubblico presente questa sera all'Arena del Grosso. Sì, è molto bello vedere queste cose, no? Un cavaliere che ha dato tanto alla manifestazione, ha vinto tantissimo, che saluta, il pubblico lo ricompensa per quello che ha dato. E dunque, contrada Dragonda, il primo risultato, diciamo, ufficiale di questa edizione è che la contrada Dragonda chiude Giostra, con 12 la contrada punti. Grillo. Esatto. Ora tocca al Grillo, che parte da un 8 punti complessivi. Delle prime complessivamente tra la prima e la seconda tornata, vediamo Willer Giacomoni e la sua 3ª tornata. Anche per Willer, ecco Mario, l'impegnativa di questa carriera, Anelli. La seconda, ovviamente. Anche lui, seconda lancia per Willer Giacomoni. Sì, sì, sì. Sì, Giostri. Diciamo che anche la contrada del Grillo, comunque, con 8 punti. Sarà difficile, ecco, quantomeno. Comunque, vediamo appunto. Roberto è pronto per fuggire in campo, per spiccare il sì, volo. Sì, vediamo. Poco prima dell'ultima. Sì, prenderemo a caldo.
caldissimo. A caldissimo queste le battute appunto del vincitore. Del vincitore, ma ora ci concentriamo su Willer. Sì, che parte in questo momento, la contrada e il grillo, Willer Giacomoni. Preso. Secondo anello in curva. Preso. È caduto preso. Quello bianco, sì, ma esatto, il giallo il secondo è preso. Terzo anello. Terzo anello dovrebbe essere preso. Infine. Vediamo l'ultimo. Forse l'ha preso. Dovrebbe essere un amplen, forse. Un punteggio. Pare di dovrebbero sì, essere. Sì, era molto soddisfatto Willer di questo giro. Sì, perlomeno ha chiuso in bellezza, diciamo, e l'abbiamo visto in crescendo. Eccolo chiuso qua il questa... pubblico che lo ricompensa. Dovrebbero essere tre. Vediamo. È incerta, non abbiamo visto bene, adesso ci diranno. Forse quattro, non lo so. Comunque Willer ha chiuso chiaramente in... Ecco lì qui. Ce n'è uno. Attendiamo, ecco, sta per essere consegnato. Vediamo, esatto, il foglietto. Esatto, che noi da qua dove... abbiamo una visione in realtà parziale, perché non vediamo completamente tutto... Adesso ce lo dirà l'Araldo, sì, Stefano sì. Ci dice. È stato consegnato il foglietto con il punteggio conseguito da Willer Giacomoni, a parola alla l'Araldo. Terza tornata, il cavaliere della contrada Grillo ha ottenuto punti 8. E chiude a 16 allora, punti. 16 punti, ha fatto 16. Un percorso netto. E dunque chiude comunque con una buona prova. 16 punti totali, vedremo. È stata la prima tornata per Willer, dove ha preso l'anello, quella è stata... Per diversi cavalieri sì. In realtà, perché Costra, abbiamo visto... La contrada Burek di Minè. Esatto. Ed ora il Burek... Con Alberto Liverani. La quarta lancia ha preso. Che attualmente ha 9 punti. Sì. Qui in questo caso non è stata la sua altezza la seconda carriera. Ora bisogna vedere se il cavaliere potrebbe essere condizionato in qualche modo per questo punteggio, anche perché era partito veramente in maniera di gran carriera, perché 7 punti. Vabbè, 8 con il punto 8, di per noi sono comunque 3 anelli centrati è stato veramente ecco, comunque è partito ora sì. Burek de Minen, Alberto Liverani. Ed eccolo, entra nella addirittura per il primo anello con la sua impugnatura particolare. No, niente, sbagliato. Niente. E a questo secondo punto anello deve dare il massimo nelle prossime tre. No. Terzo anello. Ne sentiamo delusione. Forse questo l'ha preso, mi pare sì, di vedere sì, un giallo, questo... sì, un anello giallo che spicca sulla lancia. Ultimo anello. Dovrebbe averlo preso. Però vediamo. Comunque. Sì, non, anche lui non riuscirà. No addirittura. No, nessuno. Nessuno. No, Alberto. No. Alberto. Zero. Chiude. A 9 punti. Chiude a 9 punti. E, io credo, ribadisco, che in lui sia scattato un qualcosa.
si è scattato un qualcosa di sì, siamo stati che gli ingannati. Ha condizionato. Sì, esatto, siamo stati ingannati dal colore del c'è sì. Una parte gialla della lancia, ma in realtà non. Allora, noi conosciamo Alberto come un cecchino, veramente, anche gli anelli, quelli piccoli, e ti ribadisco che in queste tre tornate che lui abbia preso solamente totale di 4 anelli su 3 carriere corse, 4 anelli su alla 16 terza a disposizione. Tornata, il cavaliere della Contrada Bureg di Minè ha ottenuto punti 0. E ora, ma è un'edizione veramente insolita. Sì. Ora tocca a Filippo Fardelli, prima del dopo il passaggio, dovrebbe essere sempre dopo il passaggio del trattore. Sì, e ora più che mai possiamo dire. Allora, entriamo nel vivo, nel cuore. Eh sì. Pochissimo ormai, Roberto. Siamo nel momento clou, veramente. Adesso l'adrenalina si taglia. Sale l'adrenalina, dai. Abbiamo vissuto un bellissimo palio, devo dire che. Tra l'altro, delle carriere che hanno tratto in inganno anche noi su alcuni punteggi. Sì, perché noi comunque, abbiamo fatto fatica a vedere alcune cose dalla telecamera, non si riesce a cogliere proprio benissimo. E anche il pubblico, insomma, è rimasto col fiato sospeso fino all'ultimo, fino all'annuncio, no, dell'Araldo. Però ecco, infatti, la cosa poi anche, il pathos, è che fino a che Stefano Franzoni, il mitico Araldo, mitico, non annuncia il punteggio, non possiamo decretare appunto l'ufficialità o meno, anche se parecchi punteggi possono essere, insomma, li vediamo, però alcuni... Specialmente l'anelli dalla parte, ripeto sempre, dalla parte opposta qui al lato della tribuna, che anche con lo sfondo dei cartelloni bianchi della pubblicità, è chiaro che insomma non è che sono di facile interpretazione. Adesso vediamo le inquadrature della Trinità, poi la telecamera che indugia un po' sui conti, poi un po' le tensioni, le congetture, le speranze. Allora, in questo caso con la tua mente, dunque la Prevostura comunque la Contrada che da più tempo che non vince. No, era il Bureg 2007 l'ultima vittoria del Bureg. Ah sì, vabbè, io perché oramai e adesso tra le tre contrade sì è la Prevostura che è dal 2011 che è a digiuna.
io mi soffermo su quelle due, sì, che certo, secondo certo, me certo, se la giocano stasera, ovvero proprio Stura Trinità. Tra l'altro, esatto, sì, tra l'altro la rivalità proprio tra queste due, sì, contrade. Esatto, sono lì al centro, tra l'altro divise dalla corte in mezzo, quindi sì, è palpabile, ma lo vediamo anche negli addetti anelli, agli anelli, che sono sempre quelli, poi tutti gli anni è bello vedere sempre questi ragazzi che si avvicinano, fanno anche loro le loro congetture. Sì, giostri! Ecco. Allora, è stata presa la lancia numero, vediamo. Brava, oramai la lancia 2 ha vinto. Non ci avevo mai fatto caso, però da quando l'hai detto, anche io ho cominciato a guardare con più attenzione le lance. Grazie Roberto, intanto ne approfitto per ringraziarti, perché veramente no, grazie a voi, perché tutti questi aspetti così particolari sui cavalli, sulle giostre, sulle le competizioni dei cavalieri, sugli aspetti più tecnici, e non solo, perché poi tu vivi il pali, vivi diversi tipi di realtà giostresche e paliesche, quindi... Insomma, sì, autore, no, di libri, Roberto. Io, no, cito, grazie, sempre questa citazione che tu hai utilizzato come titolo di questo tuo libro, da Dante, se non ricordo male, Vidi correr giostra, sì, perché è molto bella. Sì, d'altronde, sì, insomma, Dante. No, a parte io, anche io colgo così, anche perché la carriera dopo io ti lascerò da sola e andrò, mi dispiacerà lasciarti sola, però andrò in campo. Con l'ansia, eccolo qua, guarda. Sì, ecco. Diamo ora spazio, è partito in questo momento Castellecardi, Filippo Fardelli. Sì. Eccolo qua. Eccolo che sta per entrare addirittura. Primo anello. Primo anello. Preso. Preso. Secondo anello. Preso. Preso. Terzo anello. Preso. No, no, è caduto. Sì, caduto, sì, dovrebbe caduto. Essere, sì. Mi sono sembrava stoppato. Che l'avesse preso, ma poi è caduto. Quarto anello. Dovrebbero essere. Vediamo. Mm. Due. Dovrebbero essere due. Infatti mi ero fermato un attimo perché no. Quello nella dirittura opposta è stato per un attimo, ma poi. Ecco, molto bello questo momento tra il cavallo e il cavaliere, anche alla fine di questi tre giri. Questi bellissimi cavalli che... sono due. Due, due. Il quarto anello, allora... E allora se la giocano... sì. Se la giocano loro. Perché chiude a 12 punti la contrada Castellecardi. Sì, sono due anelli, quindi sono chiude a 12 punti, 12, perché ne aveva 10 e quindi più 2, no è vero, 14, scusami, 14. Ed ecco Filippo viene salutato comunque dal pubblico. Guarda, l'abbiamo già detto, ma è bene rimarcare anche questa sportività del pubblico, esatto, al di là della contrada di appartenenza, anche in questo caso a Filippo è stato tributato un applauso, che comunque Filippo è già entrato nella storia di Castellecardi, sì, ma anche del Pali, perché è la prima volta che ha vinto. Dopo 26 anni. Da quando viene alla fatta terza la tornata, gara con il cavaliere cavalli della contrada Castellecardi ha ottenuto punti 4. E dunque confermato questo punteggio, per cui Castellecardi... chiude a 14. Chiude a 14. Punti. Ed ora vediamo qui. Si gioca tutto qua. Se la, sì, se la giocano. E soprattutto questa della Trinità. Questa della Trinità sarà veramente la contrada, la carriera veramente importantissima, perché in base al punteggio che farà Joelle sarà determinante. Permettere eventualmente la contrada Trinità pressione per la prevostura o per invece dare la possibilità invece alla prevostura di fare una carriera di dove poterla gestire in base anche a punteggi, ricordo magari eventualmente se fossero sufficienti anche pochi punti tirare l'anello bianco che è di 4 cm è leggermente e ti dà quella grande, garanzia di vincere ti, senza ti potrebbe dare questo, sì, sicuramente è il momento clou. Terza lancia per Gioele Bartolucci da Faenza.
io al termine di questa carriera poi ti lascio, come ci detto, lasciamo e vado qui giù in campo. Sì, e soffriremo tutti così. Che l'emozione la sentiamo tutti, anche quelli che non sono sì, contro Daioli. Sì, sicuramente. Noi siamo super partes, ma giusto. Ma sicuramente però... prende. Ecco, adesso vediamo tutte le immagini anche del campo. Ce la vediamo. Eccolo qua, partito. Parte in questo momento contrada a Trinità, Joelle Bartolucci. Primo anello preso. Secondo anello. Preso. Dovrebbe averlo sì. Preso, sì. Sì, penso. Terzo che anello. Preso. Quarto anello, attenzione. Quarto anello. Sta incitando il suo cavallo, Gioele. Preso. Dovrebbe essere un percorso netto. Preso. Vediamo, sì, dall'esultanza. Gioele dice tutto in questo caso. Attenzione, questa è un momento clou. Veramente all'ultimo ci giochiamo. Vediamo proprio il pubblico compatto che applaude la grande prova di Gioele Bartolucci. Elena, io ti lascio. Mentre vai in campo. Continuo a fare i miei conventi. Ha dato un grandissimo spettacolo Gioele Bartolucci, che aveva fatto una prima tornata da 4 punti, adesso invece con 8 punti totalizzati siamo a quota 20. Se dovesse ottenere pari punti, ma vediamo cosa farà ad Alberto Rauco. Alla terza tornata si va allo spareggio. Il cavaliere della contrada Trinità ha ottenuto punti. Otto. 20 punti per complessivi per Gioele Bartolucci, che ha regalato una grandissima gara in crescendo, perché 4 punti la prima tornata, 8 punti la seconda, 2 amplen, 2 giri con l'amplen in entrambi i casi. E ora avremo Giostra, la contrada Premostura. Vediamo cosa farà ad Alberto Rauco, cioè la tensione è altissima. Vediamo i contradaioli della contrada Premostura che con lo sguardo basso. Anelli. È tutto pronto, vediamo. Sì, Giostri. Tutto è pronto. Lancia numero 4 per Adalberto Rauco da Arezzo. Ecco che si sta sistemando. Vediamo come andrà quest'ultima tornata per lui. Sicuramente un palio che ci ha regalato tantissime emozioni. Ce le sta ancora regalando. Il pubblico non si muove. Ecco che sta partendo, è partito Alberto Rauco per l'ultima tornata. Primo anello.
Preso. Vediamo il secondo anello. Preso. Vediamo il terzo. Preso. Sono per ora pari punti. Vediamo l'ultimo anello per Adalberto Rauco. E vince un punto per un punto. Abbiamo visto la strategia di gara di Adalberto Rauco, gli bastava un punto ed è quello che è successo con l'ultimo anello in cui ha preso quello più piccolo da uno. Provano, sentiamo? Dopo 11 anni il palio. Allora attendiamo il responso. Ultimo. Bisogna aspettare il responso dell'Araldo che però deve è stato annunciare bellissimo, veramente una gara emozionante. Conseguito a, oltre ogni dire, ad Alberto Rauco. Sto aspettando che Roberto inizi, intanto lo guardo da qua. Alla terza tornata. Il cavaliere della contrada Prevostura ha ottenuto punti 7. E dunque vince. Vince la 32esima edizione del Palio delle Contrade di San Secondo Parmense, la contrada Prevostura. Ha vinto dunque la contrada Prevostura, vediamo di andare a Rauco, si sta cambiando per cui allora vediamo qua. Allora, eccolo, ecco qua, abbiamo il presidente al volo, che ci dici? È incredibile, abbiamo fatto il miracolo. Andiamo a prendere. Allora, sentiamo anche dalle voci dei protagonisti, che ci dici? Gioia infinita, era troppo tempo, 11 anni, questo è il risultato. E presidente. Allora che ci dici? Dico che abbiamo iniziato a settembre a costruire un progetto a lungo termine e abbiamo bruciato le tappe. Abbiamo voluto ad Alberto a tutti i costi, sapevamo che prima o poi ce l'avrebbe portato a casa, ma ce l'ha portato subito, quindi siamo dei grandi, tutti, lui per primo e dopo tutti noi. Grazie, grazie a tutti ragazzi. Allora, vediamo di raccogliere, la dichiarazione anche del vincitore Adalberto Rauco. Allora, prima di tutto, aspetta, vieni, vieni.
col maestro di campo, un'edizione questa che sicuramente entra nella storia per diverse situazioni. Sì, un'edizione che devo dire si è conclusa benissimo. Io sono felice per i vincitori, ma soprattutto sono felice di aver avuto sotto gli occhi una bellissima gara combattuta fino alla fine. Cavalieri, cavalli che hanno tutti funzionato alla grande, le contrade si sono tutte comportate benissimo, impegnandosi come sempre, e quindi è una degna conclusione di un palio che viene fuori da un periodo particolarmente difficile. Scusami, prima di entrare nella boccia lo fermiamo subito ad Alberto Rauco, eccolo qua. Prima no, aspettate, no, prima ad Alberto, cosa ci dici, dai? Luca, il Palafreniense è tornato a San Secondo e ha ottenuto la vittoria. Ma è matto lui, è matto, è un diavolo. Si è lavorato un mese senza mai smettere, alle tre il giorno, con un caldo assurdo. Si è vinto, Roby, sono contento, grazie. Allora, vediamo. Ad Alberto, noi ti prendiamo, dai, allora. Cosa ci vuoi dire? Una giostra veramente incredibile. Forse, ecco, allora ora lo sentiamo. Allora devi ripetere quello che hai detto prima. Dai, che giostra è stata? Così mi diverto a rischiarare il vostro autunno senza piume. Mi piace che mi grandini sul viso. Allora, che giostra è stata? È una giostra difficilissima, una giostra di altissimo livello, come del resto negli ultimi anni. Molto molto dura, e d'altronde il livello negli anni si è alzato moltissimo, anche se l'anno scorso sono stato fuori. Allora, ci siamo? Allora, l'edizione appunto è stata ricca di colpi di scena. Hai sentito pressione, come te la sei gestita? Poveri genitori contadini, certo siete invecchiati ancora temete, il Signore del cielo gli abbia mai non spiegate, che oggi il vostro figliuolo è diventato il primo tra i poeti del paese. Noi ci salutiamo per la prossima edizione 2023 del Palio delle Contrade. Ha vinto la contrada Prevostura con Adalberto Rauco. Al prossimo anno. Ragazzi, vi faccio una...
Conti Assistenza Tecnica, con 30 anni di esperienza e oltre 16.000 collaudi, è un'azienda leader nell'installazione e manutenzione di caldaie, climatizzatori, stufe a pellet, depuratori ed impianti idraulici con energie rinnovabili. Con le sue sedi di Fidenza, Soragna e San Secondo, saprà affiancarti nella scelta migliore per le tue esigenze, garantendo l'ottimale funzionalità ed efficienza dei tuoi impianti di riscaldamento e raffrescamento in qualunque stagione e con il massimo del risparmio economico. Vuoi avere la temperatura ideale in ogni stagione? Contattaci o vieni a trovarci nel nostro negozio di San Secondo nel nuovo centro commerciale Conad e scopri tutte le nostre offerte sempre aggiornate per tutte le tipologie di impianto e di stagione. Conti Assistenza Tecnica, efficienza, economicità e sicurezza. www.contiassistenza.it. HB Design è il vostro partner esperto di tinteggi e decorazioni industriali e civili a Parma. HB Design, decorazioni d'eccellenza, è pronto a soddisfare ogni esigenza di tinteggi, finiture per esterno e interno, decorazioni murarie e architettoniche, stucco veneziano, opere in cartongesso, resine decorative e resine industriali anche in tridimensione. Dalla sede di Parma, HB Design è in grado di eseguire lavori in team con architetti e ingegneri ovunque nel nord Italia. HB Design sceglie l'utilizzo di prodotti e resine certificate come scelta di salvaguardia dell'ambiente e del lavoratore. L'azienda vanta collaborazioni con gruppi di general contractor e aziende a livello nazionale a Parma e non solo. HB Design, da oltre 15 anni, è sinonimo di qualità, professionalità, competenza e grande affidabilità per le vostre esigenze di tinteggi e decorazioni a Parma.